secondo. Nelle vostre dichiarazioni ci sono dei contrasti. Uno dei contrasti riguarda i fatti accaduti in via di Donna Olimpia a proposito della morte di Proietti Maurizio, del ferimento di Proietti Mario e via dicendo. Siccome c'è questo contrasto, io per quanto mi riguarda confermo. Aspetti, signor Magino, mi faccia finire di parlare, no? Non mi tolga la parola. Non si arrabbi, signor Presidente. No, infatti non mi arrabbio, la prendo in giro soltanto. Vi invito pertanto a prendere le vostre dichiarazioni e a chiarire il punto. Posso? Sì. Grazie. Io per quanto mi riguarda confermo punto per punto quanto ho dichiarato. Cioè? Cioè sull'omicidio Proietti eravamo io con la figli e Giorgio Paradisi. Doveva venire Pernasetti e non è più venuto perché nel frattempo erano avvenuti degli impegni. E lui non c'era? Io non l'ho visto. Parli bene. No, a me anche, fino adesso mi risulta, quando mi risulta, ha sempre detto la verità e non credo che sia. Per quanto mi risulta, insomma, ha sempre detto la verità, non voglio entrare in polemica con lui. Comunque anch'io le confermo i miei verbali, che ero sul posto. Lei era sul posto? Se volete posso fare un disegno anche dove mi trovavo. Poi c'è un altro punto in contrasto, quello concernente l'eccese, perché le due versioni non corrispondono con riferimento in modo particolare alla morte di Leccese. Dica lei, signor. Per quanto riguarda l'omicidio Leccese, dopo l'omicidio Seris siamo partiti io e Toscano, mentre Maurizio è rimasto in casa con gli altri, io e Toscano con la 112 di Mancone, e a Bruciati e De Pedis sulla moto. Siamo arrivati lì, Toscano è tornato indietro e gli altri, io con una Bruciati a De Pedis, abbiamo proseguito, se posso dire, nel lavoro. Insomma. Partendo da dove? Prego? Glielo dica, da dove siete partiti? Da casa di Mancone, dopo l'omicidio Seris, l'ho detto. Invece lei ha preso un'altra versione. Qual è, non ricordo, qual è il contrasto? Il contrasto è che lei fa partire la spedizione, il gruppo, dalla Fiera di Roma, per quanto riguarda l'eccesso. Infatti, io ricordo che è partito dalla Fiera di Roma, con due moto Kawasaki. Lui invece riferisce che il gruppo si è spostato dalla casa di Mancone. No, io lo ricordo dalla Fiera di Roma. Poi? Signor Presidente, forse per quanto riguarda l'omicidio di Donna Olimpia, forse potrebbe anche sbagliarsi perché io mi ero precostituito un alibi all'epoca, che non è quello della senatrice Roberta, come ho saputo dai giornali. Io sarei dovuto stare a Filettino, una località a 200 km da Roma. Però siccome su questo processo non esistono alibi, sia degli ospedali, erano tutti falsi e precostituiti, era una località che con un'ora ci trovavamo a Roma, insomma. Sì, questo l'avevo già detto. Anche, no, perché ho sentito che... Pubblico pensiero. Sabatino vuole precisare prima, aveva detto che era in grado di indicare più precisamente dove si trovava. Sì, se volete io... Dove si trovava? Sull'omicidio? Siamo in sede di confronto. Sull'omicidio dell'Olimpia. Mi trovo partendo da Ponte Bianco al finale della via Donna Olimpia, sulla destra, c'è una scuola, io e Pernasetti eravamo lì, e loro praticamente erano di fronte. E il Paradisi era con la macchina che faceva sulla via Donna Olimpia. Signor Presidente, per me è un confronto un po' anomalo questo, se permette. Io ripeto quello che ho detto, a verbale l'ho confermato qui, mica posso mettergli con Maurizio, insomma. Poi, ci sono altri punti? Nessuno. C'è qualche suggerimento da parte degli avvocati in sede di confronto? Da parte di chi? Non suggerimenti, una domanda. No, va bene, no, per le domande è un'altra fase. Non mi sono spiegato bene, allora. Un chiarimento che voglio chiedere a uno dei due contraddittori. In sede di confronto? In sede di confronto. Il chiarimento è rivolto al signor Abbatino, se vuole spiegare...
che cosa fece, per quello che lui vide, Mancini in occasione dell'omicidio. Dunque, noi eravamo in una posizione che ci vedevamo, siccome il gruppo i proietti non si sapeva che direzione prendevano, se avessero preso la direzione da parte nostra avremmo agito io e il Pernasetti. Fatti però in modo tale che si possa capire da parte di tutti, ecco, siccome già erano stati visti nella zona, ci siamo preparati. Io e Pernasetti eravamo sul lato destro e loro erano sul lato sinistro, venendo da Ponte Bianco. Siccome loro hanno preso la direzione da parte loro, loro sono andati appresso e hanno agito loro. Mancini, che cosa dice? Senta, avvocato, un attimo, adesso tutti i particolari mi ricordo. Io non posso fare altro, ma non perché sono come i ciucci che vado avanti così. Non posso fare altro che ribadire quanto ho dichiarato dal momento che ho deciso di collaborare. Basta. Quindi sta raccontando fesserie, Abbatino? Io non l'ho visto sull'omicidio. No, ma scusa, avvocato, io l'ho detto in sede di interrogatorio, faccio tutte le domande, ma in sede di confronto, per favore, non lo trasformiamo in confronto. No, voglio dire, in questa maniera Abbatino ha contestato a Mancini un certo comportamento. Quindi io chiedevo se Mancini si riconosce nel comportamento che gli attribuisce Abbatino o no. Presidente, io meglio particolari. Tra poco lo metteremo a sua disposizione per eventuali domande se l'interrogatorio, ma il senso di confronto, credo che questa domanda non sia pertinente. Allora siamo in sede di confronto, poi non mancherà occasione a lei di fare tutte le domande che vuole. Ma allora appunto, per principio il difensore nel confronto non interloquisce. No, ma non può trasformare il confronto in un interrogatorio. Ma infatti io non ho fatto questo. Sì, perché nel momento in cui si rivolge a Mancini chiedendo la sua opinione sulle dichiarazioni di Abbatino, ma a questo punto non fa più confronto. Il confronto deve avvenire tra i due imputati o imputati di reati commessi. Quindi il difensore è escluso dal confronto. Non è affatto escluso, tanto è vero che l'ho invitata a suggerire eventuali punti da chiarire. D'accordo, Presidente. Allora, signor Mancini, signor Mancini, davanti al microfono però. Che in quella circostanza di quell'omicidio si creò un alibi andando a Filettino. Vorrei sapere che tipo di alibi e dov'è questo Filettino. Sì, anche non capito bene, anche in questo alibi riferibile all'omicidio. Ma questo non è il segno del confronto. Facciamo la domanda separatamente. Anche a me. Aspetti, abbia la pazienza di aspettare. Non ci sono altri punti? Signor Maestro, si può accomodare fuori? Posso andare? Sì, che rimanga però, rimanga. Dica dire, che rimanga. Allora, può rispondere alla domanda di... Nell'avvocato? Sì, all'epoca su quasi tutti gli omicidi noi ci precostituivamo un alibi, che era una località o un ricovero in ospedale, che logicamente non avveniva, se no uscivamo quando ci pareva. In quel caso a noi ci aveva prestato la casa Alvaro Pompili, che era imputato in questo processo. E circa una settimana prima ci eravamo recati lì con tutta la famiglia. Logicamente la famiglia non sapeva quello che facevamo, però noi... Non avevamo difficoltà a spostarci a Roma. Se poi disporrete delle indagini anche sull'omicidio di Nicolini Franco, noi eravamo tutti quanti, perlomeno io e Danesi eravamo a Terracina, eppure abbiamo partecipato al fatto. Se volete vi descrivo anche la casa dei Pompini. Come l'avvocato dove sapete dove è Filettino? Filettino è circa 200 km da Roma, in provincia di Frosinone. Se vuole vi posso descrivere la casa dove dei Pompini del Vano. Sì, se le vuole rivedere, per favore, così risulta meglio nella registrazione.
vorrei che descrivesse il ruolo che ha svolto Mancini nell'omicidio. Sì, è in grado di riferire il ruolo svolto da Mancini? No, perché ho detto, io stavo al finale della via Donna Olimpia sulla destra e lui stava al finale della via Donna Olimpia sulla sinistra. Se i proietti avessero preso la direzione verso di noi, avremmo agito io e il Pernasetti. Siccome hanno preso, sono rimasti sul marciapiede e hanno proseguito, gli sono andati dietro con la Figli e Mancini. Poi abbiamo sentito il trambusto perché sono arrivate le guardie, i spari. Abbiamo fatto un giro dell'isolato e siamo dovuti andare via. Allora, se può dirci che cosa gli disse dopo Mancini di aver fatto nel corso dell'omicidio? No, perché non ho più parlato con Mancini. Mai più parlato di quell'omicidio? Con Mancini? No, lui, siamo riandati al bar, ci sono state delle telefonate che però non ho ricevuto io, le ha ricevute Gianfranco Sestini. È arrivato Paradisi con la macchina col 128 e il Mitra, abbiamo posato il Mitra. E questo l'ha già detto. Può riferire dove si erano visti prima e ora? Siamo partiti dal bar di via Chiabera. Quando avevano preso appuntamento? No, so che circa due giorni prima era venuto con la Figli a Filettino a avvisarci, insomma, che erano stati avvistati. Anche questo potrebbe risultare da un verbale della Polizia Stradale, perché è venuto con la Figli a Filettino con una BMW 730 serie 7 e ha avuto un incidente sull'autostrada che è stato rimorchiato. Questo qualche giorno prima per avvisarci che era pronto, insomma, il lavoro. Ma lui era già a Filettino per precostituirsi l'alibi? Chi? Lei. Io sì, circa da una settimana prima. Da una settimana. Chi le aveva detto che era giunto il momento di precostituirsi l'alibi? Beh, gli omicidi venivano prima decisi da tutti quanti, no? E a lei chi glielo aveva detto? Su tutti gli omicidi noi avevamo un alibi, anche se poi non risulterà dagli verbali. Lei deve rispondere alla domanda. La domanda è, chi le aveva detto di precostituirsi l'alibi per l'omicidio? Nessuno, io stesso. Dal momento che ero molto amico di Giuseppe Pucci, è chiaro, se muore un proiettile mi costituisco un alibi. E gli altri non si erano precostituiti? Gli altri? Toscano aveva un alibi, anche lui era affiatino con me. So che anche Pernasetti forse era ricoverato in una clinica. No, Pernasetti, scusi, De Pedis era ricoverato in una clinica. E Mancini non se lo era precostituito l'alibi? Mancini quasi non aveva niente a che fare con Giuseppe Pucci. Ma mi spieghi, perché alcuni si precostituivano l'alibi e altri no? Perché alcuni erano più legati a Giuseppe Pucci, erano più fermi insieme durante insomma, la via normale. È chiaro che ogni volta che moriva un proiettile, il minimo che potevano essere sospettati erano gli amici più stretti. E quindi lei sta affermando implicitamente che Mancini non era legato a Giuseppe Pucci? Era legato a Giuseppe Pucci, però non aveva molti fermi insieme, perché era uscito dopo. Non aveva molti fermi, fermi poliziali insieme. Molti fermi di polizia. Ah, molti fermi. Per quanto concerne l'episodio Parente e Marchesi, lei ha indicato Carminati come presente sul posto. La difesa di Carminati ha prodotto delle documentazioni da cui risulta che quella sera, il giorno, pomeriggio, comunque di sera, Carminati entrò nell'ospedale militare Celio. Aspetti, prima di parlare. Signor Carminati, vuole essere messo a confronto? Pronto? Vuole essere messo a confronto? Non ho motivo di essere messo a confronto, signor Presidente, era in una caserma, era a casermano. No, cioè... no, io le chiedo adesso se vuole fare il confronto. Non credo sia necessario. Vabbè, allora può rispondere alla domanda. Mi sembra che è stato trasferito, come ha detto l'avvocato Naso l'altra volta, è stato trasferito dall'ospedale Sant'Eugenio al Cello. Io ho i miei dubbi perché l'ospedale Sant'Eugenio, insomma, noi potevamo fare quello che ci pareva. Io sono riuscito addirittura a prendere una pensione con le certificazioni dell'ospedale. E poi io l'ho detto, per me in questo processo non esistono alibi veri, almeno che uno non dice che sia detenuto. Poi. Si deve parlare davanti al microfono perché non si sente. Si vuole bene fare il confronto.
confronto, non c'è assolutamente problema. Cioè, io che lo deve decidere, io non posso imporre. Non c'è problema. Scelta lei, allora per favore, accompagnate e camminate qui. Presidente, ha mai visto l'interrogatorio? Sì, adesso ci penso io. Ah, ancora non penso io. Grazie di avermi ricordato questo particolare. Signor Carminati, prima di iniziare il confronto, l'avverto che ha facoltà di non rispondere, e siccome il confronto suppone che io l'abbia interrogato, lei si riporta quanto ha già dichiarato? Sì, certamente. Bene, si riporta quanto ha già dichiarato, e allora adesso vi invito a un confronto. Sì, io voglio fare una premessa però prima. Prima lui parla di alibi precostituiti, no? Io voglio far presente che allora ero incensurato, cioè non avevo nessun motivo per precostituirmi alibi, prima cosa. Poi io sono venuto in licenza, credo il 13 settembre, perché mia madre si era fatta male e sono venuto per una licenza di GMF. Entro la mezzanotte del 19, io avrei dovuto essere a Casarsa del Friuli, la sera in cui si è verificato l'episodio da Marchesi Parente. E quindi ero, essendomi sentito male la mattina del 19, sono andato a Sant'Eugenio. A Sant'Eugenio mi hanno detto che non mi potevano ricoverare perché ero militare. Hanno chiamato un'ambulanza. Io questa storia, poi sono stati fatti accertamenti, purtroppo essendo passati tanti anni non si è riuscito a trovare riscontri a questa mia dichiarazione. È venuta un'ambulanza del Celio con un sottufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Celio intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio. Voglio far presente che il Celio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce. Il Celio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso. Ci sono la sera addirittura alle 23, mi sembra, alle 11.30, c'è cioè il contrappello. Se non ti trovano nel letto, ti fanno un rapporto. Cioè non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, all'infernetto. Lei capisce, è una cosa assurda, cioè il Celio non è il Sant'Eugenio da cui in ospedale civile entri e esci. Il Celio è una caserma prima di essere. Quindi non potevo stare. Ma è una caserma prima di essere un ospedale, ha capito? Cioè non è che c'è una libera uscita per dire. Cioè, è assurdo quello che dice. Cioè, non sono io che devo fare indagini. No, sei tu che devi dire, perché tu mi hai accusato, tu mi hai chiamato in incorretà addirittura. Cioè, certo, okay, tu menti, sai di mentire. Se io non ero al Celio. Cioè, probabilmente passava anche questa, capito? Come ne sono passate tante di bugie, senti, che hai detto, io sono responsabile delle mie azioni, come voi siete responsabili, cioè, delle vostre. No, io sono responsabile che sto dentro le gabbie, tu non sei responsabile di niente. Sto fuori, sto a disposizione. Io sono responsabile. Sapete dove sto? Tu non sei responsabile. Appunto, facciamo parlare al Presidente, non sta a me a decidere se l'alibi è buono o no. Io confermo la versione che lui era all'infernetto e ha usato il mitra, ma bene. Questo è il primo punto di contrasto. Un altro punto di contrasto sta nelle armi del Ministero della Sanità.
l'abbatino riferisce che lei aveva accesso al treliere. Sinceramente non è vero che ho avuto accesso là, non so come difendermi a questa cosa perché rimane la sua parola contro la mia. Io so che c'è stato un processo in cui c'è stato un pentito, cioè il gestore delle armi alla sanità era un pentito, un operatore, uno che ha fatto arrestare chi frequentava. Lui dice che io andavo e venivo da quel deposito tranquillamente, prendevo armi, le riportavo. Cioè, è una cosa completamente assurda. Il Presidente, all'epoca non erano collaboratori, era differente, era uno che ci ha chiamato, non aveva protezione, non aveva niente, che è stato minacciato 10 volte. Va accusato a tutti. Anche cioè io parlo di atti con letto. Anche ritrattato Edoardo, insomma, quello è stato un processo che è stato molto aggiustato, poi sia dagli avvocati. Non sono mai stato accusato. Anche che c'era, sono solo problemi miei, però sicuramente Camilleri è entrato con me nel Ministero della Sanità. No, non sono affari miei, sono l'accusato, non sono affari miei. Qualche parte, chi è l'avvocato? Tu hai venduto carne, capito? Hai venduto carne a peso. No, lo sai bene, lo sai bene Maurizio. No, fra me e non lo sai bene. Come mi pare? Lo sai. Possiamo dichiarare esaurito questo confronto. Grazie, signor Cagnari. Buon pomeriggio. Da parecchie udienze, il signor D'Onofrio, Dottensi, chiede di essere messo a confronto con il signor Abbatino. È presente? Aspetta, un po' da loro. C'è il signor Dottensi? Niente, sono l'avvocato Barone, il difensore di Dottensi, si è allontanato proprio poco fa per un'esigenza, probabilmente forse sarà andato in toilette. Per cui... Allora facciamo un eletto per dei deputati che chiedono di essere messa a confronto. Un etichetto. Con la figli. Aspettate un momento, piano piano. Poi... Con la figlia. Sì, va bene, scritto. Ci sono altri? Allora iniziamo con il signor Figani. Venga, signor Figani. Adesso aspetterà il signor Dottensi. Facciamo passare la Venga prima. Ma Presidente, sì, dopo, facciamo i confronti. Ma Presidente, chiedono tutti i confronti, potrebbe chiedere un confronto anch'io con Piccone Giovanni? Adesso vediamo cosa dice il pubblico ministro. È nuovo questo. Dunque, il signor Dottensi, lì ha chiesto pronto. Di essere messo a confronto con l'Abbatino. Gli vuole riferire quali sono le circostanze e i fatti che lei contesta? Certo. E poi l'Abbatino risponderà. Sono 7 mesi che sto fa su e giù per incontrarmi con lui. Sempre da Rieti, sì? Eh? Da Rieti, da terra. Sempre a Rieti, in campagna. Vuoi pure l'indirizzo? No, non serve. Eh? Numero 3. Se vuoi posso dal mio. Ci sta bene. Cambio manifestazione di coraggio. Eh? Allora, con molta calma e rispetto in funzione della Corte e del processo, vorrei che spiegassi alla Corte per cortesia che nel momento in cui tu hai dichiarato che nel momento in cui stringemmo rapporti con il Gruppo di Acilia si integrò nel nostro gruppo, avremmo anche l'occasione di riconoscere il professor Semerari. In una posizione marginale, pur non avendo partecipato mai, neppure a livello decisionale, ad attività criminale di tipo violento con noi, cioè con la tua batteria, che all'epoca non c'avevi nessuna batteria. Ah, molto stagiari per dire. Eri morto di fame a Abbatì. Te lo dimostro con i fatti. Noi venivamo dal sequestro di azione. Eri morto di fame come quando sono uscito io da carcerato. Te lo dimostro che non avevi nessuna batteria. No, a Roma non eri considerato meno di niente, ladri di radio, di gomme. Sei un pagliaccio. Capito? Te lo dico io. E poi lo dimostro se sono un pagliaccio io. Io ti dimostro i fatti, i chiacchiere sei morto. Anche adesso lo posso dimostrare. Capito? Allora, dimostrava peraltro una certa disponibilità, cioè che io dimostravo nei tuoi confronti, perché io ho conosciuto te e Toscano Edoardo. Dai, rapido, dai. Di farci partecipe delle mie conoscenze
allorché queste fossero risultati utili per gli scopi dell'organizzazione. Quale organizzazione? Cartelle cliniche psichiatriche, solo questo, perché allora, professore, allora a questo punto metto il punto. Allora. Aspetti un momento. La domanda, Presidente, è già fatta, dai. Io ho riportato un pezzo, devi star calmo. Se vuoi fare il confronto con Zanzarone, questo è il confronto, stai a fare un pagliaccio. Sei troppo inferiore come intelligenza, capito? Fisicamente, sì, solo fisicamente. Tu hai bisogno di una perizia, non te falla fa me. Tu hai bisogno di una perizia. Solo fisicamente. E di un psicologo. Solo fisicamente, c'ha ragione De Pedro, allora. Diceva che era un povero cretino. Capito? Allora, qual è il punto? Allora, la domanda... Qual è questa tua valutazione che hai mi fatto che io stassi a disposizione tu e te Edoardo Toscano a tuo piacimento? A parte il adesso, punto, punto e a capo, prima domanda. A parte che è sempre stato un buffone, signor Presidente. Senti, tu a me buffone non... no, Presidente, per favore, lei lo deve riprendere perché io rispetto la tua collaborazione. Denunciami. Ma tu, la tua, tu sei un, però un pentito inattendibile. Inattendibile, Presidente. Mi vuole far parlare? Lei non deve offendere nessuno. Allora, lei mi ha chiedato a me di comportarmi da persona civile, no? No, giusto? L'altra volta con Mancini. Io mi comporto da persona, ma non accetto che è un collaboratore difeso dagli agenti, perché io ci metto tutti i conti, eccolo qua davanti alla corte. Tu sei condice. Che non accetto che si usino dei termini offensivi. E no, Presidente, mi dice buffone, mi dice ste cose. Rispettasse la corte prima lui. Ma cosa ho fatto io? Sono intervenuto per dire giusto. Che non devono essere... Io faccio quello che mi dice lei. Termini offensivi. Quello che mi dice lei. Altrimenti finiamo il confronto, diamo atto che non si può tenere il confronto. Io non ritenevo offensivo a buffone. Io rispetto tutti in quest'aula e voglio che anche le persone che vengono davanti a questo scranno usino certe regole di correttezza. Presidente, lui ha fatto dichiarazioni molto più gravi davanti ai giornali, adesso qui si sta rifaldì, però nei giornali dillo, no, quello che non ti va. La posizione sua, lui è stato chiamato perché aveva la possibilità di aggiustare i processi per quanto riguarda le cartelle psichiatriche. Due o tre volte gli sono state date gli è stata data della droga, eroina, che neanche ci ha pagato perché lui è più un solo che praticamente uno d'ambia. E se non ti ricordi, scusa, fammi parlare, non ti ricordi che una prima volta... esponi al presidente, alla corte, quello che sta dicendo. Allora, poi lui praticamente si doveva muovere perché lui è stato sempre, fin dai tempi quando era imputato con De Pedro, è stato sempre nei manicomi giudiziari. Tanto è vero, io ho salvato la vita due volte, lui lo sa, adesso sta facendo, perché anche De Pedro se lo l'ha ammazzato, perché una volta durante la detenzione c'è stato un alluvione e lui invece di salvare i detenuti ha salvato il direttore, la moglie del direttore, ma no perché è un bravo ragazzo, per scopi personali, e questo De Pedro se non gliel'ha mai perdonato e lo voleva ammazzare. Una volta De Pedro se gli ho salvato la vita perché ci doveva aiutare a sistemare le cartelle di Colafigli. Allora lì ha cominciato a sfruttare proprio la sua indole, che è quella proprio di truffatore più che di rapinatore. Ha cominciato a chiederci la macchina, gli abbiamo comprato una Rover da Travaglini, una Rover marrone con la ruota di scorta, te lo ricordi? Falso, ok, risulterà. Dopodiché gli servivano i soldi, lo finanziavamo per le spese, però non si vedevano i risultati. Più di qualche volta gli abbiamo dato anche eroina, e una volta a me Edoardo ce l'ha pagata con un amico suo, è venuto a casa, a me mi ha dato una... c'era un amico che c'era un negozio di strumenti musicali, a me mi ha regalato una batteria, Edoardo Toscano gli ha regalato una tastiera elettrica, falso? Non mi ricordo come si chiama l'amico tuo, però potrei... Falso! Vero. Falso! Poi dopo te lo spiego. Questo è Zanzarone. Dopodiché non si vedevano i risultati e l'abbiamo proprio, insomma, lasciato perdere. Precisi però l'epoca. L'epoca è dopo... come si dice, dopo la detenzione di Colafigli, tanto è vero, un paio di volte l'ho accompagnato anche a Modena a parlare col professor Fazio, che era il capo perito di una perizia di Colafigli. Però lui ci aveva garantito che andava tutto bene, quando abbiamo visto che siamo arrivati a una semifermità, ci siamo un po' incavolati, e c'era qualcuno insomma che voleva andare oltre. Allora io ho consigliato da ritirarsi e lui veniva tutti i giorni, il presidente, tutti i giorni a casa mia a piangere, ma che mi vogliono ammazzare, apposta, non vedo come adesso possa aver ripreso fiato. Io sono pentito, però non è che sto cambiato, capito? Quando voi ci possiamo cambiare, allora, capisci? Allora, signore, un momento, signore, parli allora. A me interessa anche localizzare l'epoca storica, va bene?
Dunque, l'epoca storica di quello che lui sta parlando, di questi fatti, si parla dopo l'omicidio di questo Proietti Orazietto, per cui fu arrestato il Colafigli Marcello, che io non conoscevo, e il Mancini Antonio. Don Olimpia. A dottor De Catar, si chiama Proietti pure quello, mica sono deficiente o me sono rincoglionito veramente. Allora, non si chiamava Orazio Proietti, Orazietto Proietti, come si chiamava? C'è confusione. Per i fatti di Don Olimpia. C'è confusione. Se non mi sa, è Maurizio. È Maurizio, Maurizio Proietti. Dunque, io quando sono uscito nel 1978, come già ho fatto presente alla Corte, appena sono uscito, siccome in un altro verbale del collaboratore Maurizio Abbadino ha dichiarato che io ho sostenuto perizie psichiatriche per Nicolino Selis, questo non è vero per conto del professor Semeraio. Io non ho mai fatto una perizia psichiatrica per conto di Nicolino Selis, in quanto stavo detenuto insieme a Nicolino Selis nell'ospedale psichiatrico di Aversa e successivamente nell'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino. Non ho mai fatto ottenere licenze per conto sempre del Nicolino Selis e né per ordine, come lui ha dichiarato, suo e di Edoardo Toscano. Allora, io sono uscito nel 1978 nel mese di giugno. Per l'amicizia che c'era tra il Toscano e il Selis, va bene? Io a te non ti conoscevo, non ti avevo mai visto, non esistevi neanche come batteria, perché neanche da dentro le notizie di Radio Bugliolo non è che portavano ste notizie che c'era una nuova banda o batteria, capito? Però io ti conoscevo. Comandata da te. Tu mi conoscevi di nome, perché Zanzarone è un nome, è una garanzia, capito, a Roma? Io non ho mai fatto carcere a qualcuno, capito? Nessuna di carcere, no, ti sto rispondendo, è una garanzia. Una garanzia. Capito? Sì, una garanzia. Guarda, tu stai almeno per quello che era nell'ambiente. Senti, dottore, almeno per quello che era. Tu stai a fare dei verbali peggio dei miei, capito? Ai tempi miei a te già ti avevano sparato, Zanzarone. Tu stai a fare dei verbali peggio dei miei, tu stai a confermare tutte le cose mie. Non mi sparava nessuno. Semplicemente stai cambiando i personaggi. A me non mi sparava nessuno, non mi hanno sparato nemmeno i servizi segreti. Perché gli facevi pena. A Zanzarone non gli spara nessuno. Perché ormai non servi più a niente, che vai a sparare? Ma questa sarà una valutazione tua. Questa sarà una valutazione tua. Le mie scelte di vita sono state rispettate. Allora, quando sono uscito nel 78, tramite Toscano Edoardo, ci siamo conosciuti io, te e Toscano. È vero o non è vero? È vero o non è vero che sto tornando a domanda? Ma non avere questa strafottenza, se tu non vuoi fare, capito, il confronto. C'è la strafottenza, basta che tu rispondi alla Corte che dici mi rifiuto. C'è la strafottenza in base a tutte le cavolate che ha scritto sui giornali, è cretino. Sono tutte verità che verranno tutte quante a galla. Poi ci rivedremo nel processo Pecorelli. Quando ti pare, anche domani. E tu i segreti dei Semerari e della compagnia Semerari non ne sai proprio niente. A parte quelli che mi hai detto tu. Non hai fatto parte, capito, del nostro gruppo politico. Facevi parte del gruppo politico, più forte. Più forte, facevi parte del gruppo politico, te. Come si chiamava? Hai capito? Ma state assinto, pagliaccio. E mi è venuto proprio spontaneo. Signor Presidente, mi sta chiamando pagliaccio. Allora, la domanda. È vero o non è vero che io sono venuto alla casa tua, a casa popolare della Magliana. Sì, con quale amico tuo Bassetto? Sono venuto da solo a parlare con te e Toscano Edoardo per rimettere su una batteria dei rapinatori. Tu? Sì. Rimettere su una batteria con te? È vero o non è vero? Rispondi sì o no? Ripeti, Signor Presidente, non è vero. Non è vero perché lui, dal momento che è entrato per la rapina con De Pedis, si è bruciato. Con quel fisico non poteva fare più il rapinatore. Da quando è uscito ha fatto un po' ricettatore. Lei se lo vede un pregiudicato che fa rapine e entra in banca con quel fisico. Che è Zanzarone. Cioè non ha fatto più una rapina dopo quella con De Pedis. Guarda Camilla. Aspetti, dopo quando? Quando è uscito dalla detenzione la rapina è imputato con De Pedis, non ha più fatto una rapina, faceva ricettatore o qualcosa così. Allora, se come tu confermi, e grazie che te ne sei uscito con questa cosa che io non ho fatto più una rapina, allora mi spieghi un altro componente della tua cosiddetta batteria in un procedimento penale. Non mi interessa, quello che hanno detto l'altro non mi interessa. E' imputato anche a te, ma quello stupido, che hanno detto l'altro non mi interessa. Stupido, ti faccio cascare in contraddizione, stai zitto. 88.00/86A.
Pagliasso, non del... Ho detto, hai ragione. Da un altro tuo collega, collaboratore. Non mi interessa il mio collega. Qui il caro qui presente, mi scusi delle spalle, dottor De Gasperi, fu imputato di una rapina 628 a un furgone dei pellicce a un certo Paluan. Come mai questo collaboratore di giustizia che faceva parte della vostra banda d'infami che siete, capito? Come mai, me lo spieghi, mi avete accusato che io ho consumato questa rapina e fui arrestato di questa rapina? Signor Dottezzi, Abbatino in questo processo non ha fatto il suo nome. Abbatino non ha fatto? E allora come siamo in contraddizione? No, la contraddizione non riguarda Abbatino, perché Abbatino non l'ha indicato. Ma lo so questo, Presidente, però evidenza che il dottor Lubacchini, un secondo, che il dottor Lubacchini... Ma no, no, dottor De Gasperi, da un processo... di contrasto fra le dichiarazioni dell'uno e dell'altro. È un contrasto, perché la vostra istruttoria è stata condotta in relazione anche alle dichiarazioni del sigillo. Il tuo difensore evidenziava queste circostanze in sede di arrivo. Ma a me non mi servono i difensori, mi difendo da me, come l'ho sempre fatto. Signor Dottezzi, il confronto deve riguardare le dichiarazioni di Abbatino, non le dichiarazioni di altre persone. Capisce? È molto importante questo, Presidente, per capire anche lei, che con tutto questo fascicolo voluminoso, anche lei naturalmente, per ultimo, questa Bibbia di Abbatino, ma questa è una Bibbia falsa, non è la Bibbia del Dio, questa Bibbia di Abbatino e altri collaboratori hanno relazione alle dichiarazioni già fatte, perché noi oggi mettiamo in dubbio un collegio di un tribunale della libertà che non ha creduto al caro signor futuro fu Claudio Sicilia, e una corte di Cassazione che giudica l'operato di un processo di magistrati di primo grado o secondo grado ha annullato un'altra sentenza. Noi mettiamo in discussione i magistrati e invece i collaboratori di giustizia, quelli che dicono è verità. Ecco perché Non siete di confronto lei, perché non ha riguardo alla... Ma ecco perché io ho detto di questo fatto. Ci questo sono altri punti rispetto alle dichiarazioni di Abbatino che lei vuole contestare. Certo. Allora si limiti a questo. Allora mi limiterò anche a questo. Però lei ne tenga presente, Presidente, quando si riunisce in Camera di Consiglio. Quanto l'hanno dato per fare sta sceneggiata? Allora, non è vero come tu affermi che io non ti feci né a te né a Toscano la proposta, capito, di riorganizzare una batteria di rapinatori per fare rapine. Anche se è stata fatta, non è stata proprio presa in considerazione. Ma l'ho fatta questa proposta? Non me la ricordo. Non te la ricordo. Io dico che ti ho fatto questa proposta, che voi non avete accettato, in quanto mi avete detto che ero vecchio come idee, perché dopo circa 5 anni di manicomio, erano trascorsi 5 anni, i tempi si erano cosiddetti per me, per voi, voluti, per me involuti. Mi avevate detto che volevate che si commercializzasse la droga. È vero o non è vero che io rifiutai? No, al primo momento si parlava di organizzarsi questi col gruppo di Ordine Nuovo che faceva parte. Questo viene dopo, Maurizio. No, viene prima. No, tu fai una confusione, vieni dopo. Vabbè, allora chiarisci perché, la te. Perché non c'avevate una batteria. Chiarisci la te, perché è importante che chiarisci. Voi non avevate neanche una batteria, non c'avevate persone. Il sequestro Cazzoli ti ha fatto? Il sequestro Cazzoli chi l'ha fatto? Perché tu sei venuto dopo il sequestro Cazzoli, quindi è possibile che stavamo senza soldi perché avevamo preso 2 miliardi. Io sto parlando 1978. Dopo il sequestro Cazzoli. E allora? Avevamo appena preso 2 miliardi. E chi mi dice? Io c'avevo Mercedes. A me, ma che c'avevi? T'abbiamo comprato una Rover, tanto. No. Ci hai chiesto l'elemosina. A me non mi hai comprato proprio ben niente. Risulterà qualche fermo con sta Rover, no? Risulterà qualche fermo, polizia, con sta Rover. Non ti hanno mai fermato? Per favore, anche venendo incontro all'invito di alcuni avvocati, quando parlate non sovrapponete le vostre voci, altrimenti non si capisce. Giusto, quindi, Presidente. Quando parla lui, lei rimane in silenzio, e viceversa. Giusto. Altrimenti non si capisce niente, è tutto inutile quello che dice. Successivamente a questo mio rifiuto di commercializzare della droga insieme a voi, che non fu presa in considerazione la mia proposta. Mettiamo un punto, c'è stata questa proposta di commercializzare la droga? Ma non è che c'è stata la proposta, c'è stata proprio la cessione, l'abbiamo proprio data.
E perché questo non l'hai detto nell'inchiesta, nei verbali che... Mi sembra che l'ho detto. Se non l'ho detto, può darsi che non mi è stato chiesto. Quello che non ho detto l'istruttore lo posso dire qui. Il dottor Lupacchini non ti chiede se Zanzarone andava a commerci alla droga. Ma guarda 60, un po'. 60 persone. Perché è diventato deficiente tutto assieme a sto Lupacchini? Oh. Questo è te che stai facendo. Se no gli faccio fare la perizia psichiatrica pure a lui. Sospendiamo il confronto. Ma scusi, il dottor De Castro mi sta dicendo che a palazzo il dottor Lupacchini... Lei ha detto che c'è stata questa proposta e lei cosa ha fatto? Ha rifiutato? Io ho rifiutato. Di conseguenza... Benissimo. Allora passiamo ad un altro argomento. Gli ho fatto la proposta di venire perché loro avevano interesse di conoscere personalità di una certa importanza e quindi speravo che con il collegamento con il professore Aldo Semerari si potesse arrivare hanno un gruppo misto e accettare e entrare a far parte del gruppo politico del professor Semerari. Cosicché gli ho presentato un giorno, in una data fissata dal professor Semerari, un colloquio con il gruppo Semerari. Ah sì, punto. È vero queste circostanze? Che c'è stato l'incontro col gruppo Semerari, come già ho spiegato, soltanto che non è come dice lui, ci vede a noi che facciamo i campi paramilitari, cioè noi cerchiamo di portare gli interessi nostri, a noi dalla politica non c'è mai interessato niente. Questo successivamente, io l'ho dichiarato che hai rifiutato questa adesione al professor Semerari. Quando siamo andati per la prima volta, io, lui, e il signor Edoardo Toscano, il futuro Edoardo Toscano, siamo andati in tre a questa appuntamento. No, non parla solo dei morti, c'era anche qualcun altro. Tu sei vivo, vivo più. No, non c'era nessuno, non ho conosciuto altre persone. Tu sembravi un ragazzo, però stai a confermare i verbali miei. No, chiaro che sì. Te lo dico io. Allora, siamo andati dal professor Fabio De Felice alla villa di Poggio Catino, ex sindaco di Poggio Catino, e in questa riunione c'erano il gruppo di Semerari, ma non il primo colloquio, non personaggi politici o giudiziari. C'era Batino, Toscano, D'Ortensi, alcuni ragazzi che facevano parte del gruppo Semerari, il professor Fabio De Felice e il professor Semerari. Questo è stato il primo colloquio che noi abbiamo avuto. Esposti da loro certe situazioni, ci furono poi dei colloqui successivi presso la villa del professor Semerari. Abbadina ha ricordato con molta precisione un letto matrimoniale del professor Semerari. La conclusione qual è? Ecco, la conclusione è vero o non è vero? Di quello che ho dichiarato io, che tu non hai voluto mai fare i nomi eccellenti di uomini politici, di magistrati che hanno fatto presenza delle forze dell'ordine in certe riunioni che hai presenziato te, Toscano, è vero o non è vero? Solo il fatto che abbiamo presenziato io e Toscano va in contraddizione al fatto che dice che ero l'ultima ruota del carro, perché sarei venuto io e Toscano? No? Segno che avevamo una certa importanza all'interno del gruppo o no? Non ho capito, scusa la domanda. Il fatto che siamo venuti a Toscano è segno che avevamo una certa importanza all'interno del gruppo o no? Io conoscevo solo voi due, a me non mi avete presentato altre persone. Ma tu non c'hai più scemi, c'è stata questa riunione. Non soltanto ne una, che io una. E lui mi conferma che c'è stata la riunione, come io ho detto già dai verbali. Soltanto che io questi personaggi di Cino non li ho visti, perlomeno non li conoscevo all'epoca. Se lui li conosce, facesse lui i nomi e non c'è problema. Io già l'ho fatto. Fai anche per quel programma di protezione dei pentiti. Io già l'ho fatto, non c'è una protezione dei pentiti. Ti conviene, perché guarda, tu sei più bravo di me. Ti conviene, guarda. Te conviene. Io non so come ti lasciano ancora vivo. Te. Va bene, a me non forse mi interessa questo perché... fatto. Passiamo allora un altro argomento. Oh. In che quantità mi hai dato questa droga nei vari periodi? 2-3 volte 100 grammi, che sarebbero 7-8 milioni all'epoca erano. Infatti tu una volta ci hai pagato con due strumenti musicali che c'è il negozio a Rieti, ci siamo. Allora, stati. Su questo particolare di strumenti musicali citiamo il signor Dattola Franco, va bene, che aveva un negozio di concessioni, mi accompagnava. Un altro nome sta a fare.
intanto la Franca, perché non c'entra niente, è un bravissimo ragazzo che lavora. Allora, a sto punto io non me lo ricordavo, signor Presidente, però era in compagnia con lui. Me lo ricordo io. Ecco, io non mi ricordavo il nome, però, il signore che ha detto lui era in compagnia con lui quando io gli davo. Io a me sempre mi hanno accompagnato, ma hanno mandato i ragazzi che stavano in sua voce, perché non si sente. In cassa integrazione mi ha accompagnato 3-4 volte, concessionario di strumenti musicali. C'aveva una Citroen. Capito? C'aveva una Citroen. Nel quale ha venduto un pianoforte a Edoardo Toscano. Non era un pianoforte, era una tastiera. Un pianoforte a Matteo, una tastiera. E una batteria. E una batteria. In cambio di 7-8 milioni ci dovete dare quelle cose. Perché c'è qualche assegno che abbiamo pagato? Tu le tue bugie le vai a raccontare ai magistrati. Pensavo che questo confronto era un po' più serio. E ti ha venduto regolarmente sia a te che Toscano. Era la mia autista, come ci ho avuto sempre l'autista, perché io non ho la patente. Perché sei un pagliaccio. La malattia di cui sono portatore non posso portare. Io non ce l'ho mai la patente, però la macchina l'ho sempre portata. Va bene. Il Mercedes a quattro porte non lo portavi? Il Mercedes del Papa non lo portavi? Eh? Il famoso Mercedes. Ma che prima ero sano, avevo 25 anni. Ah, adesso sei matto. No, non matto. Sono sincopatico, purtroppo. Sì, ma la natura mi ha colpito. Pure io stavo sulla sedia a rotelle. Però me ne sono nato. Allora? Pure io stavo sulla sedia a rotelle. 3 anni sulla sedia a rotelle. Ancora le malattie? No, io non sono stato mai malato. Ah, ho stati adesso. Di questo mai malato. Fisicamente sì. Queste me le sono sempre comprate. Chiaro, ormai sono sputtanate queste qui, meglio quelle della fede all'hotel, i bastoni. Queste cosa vuol dire? Le perizie? Eh? Le perizie. E l'ha capito, Presidente, lei è molto intelligente. No, se è sempre. Se lei fa un segno con la mano, non viene registrato. Mi scusi, Per quanto riguarda la perizia di Marcello Colafigli. Quale? Ce ne avuto parecchi. Io una sola mi sono interessato, tu lo sai bene. Quella che ti metti. Io mi sono interessato una sola, nel quale tu hai detto perché questa perizia sarebbe andata male con un riconoscimento di una semi-infermità, ma tanto più che tu te sovrapponi ai periti, te sovrapponi ai magistrati. No, non sovrapponi a nessuno. Invece avete strumentalizzato questo Marcello Colafigli, perché per quanto mi ha detto il professore. Una leccata pure a Marcello Colafigli, quello che ti manca. È verità, perché che vuoi? Perché non lo sapevamo quando veniva al BAC, era uno schizofrenico, una mania di persecuzione, non lo sapevate. Fagli la perizia, il professor Franco Veracuti, scienziato di conoscenza mondiale, non era mica uno scemo, uno stupido. Ci ha presentato te pure Veracuti. Hai capito? Pure Veracuti ci ha presentato te, lo ricordi? No, chi te l'ha presentato? Ci ha detto che apparteneva alla P2. Se non ho capito, non ho capito cosa, allora, cosa sta facendo lei. È morto. Non P2, non P2, ti sbagli. Agente della CIA, agente è ben diverso. KGB. Confermato, capito, al processo della strage di Bologna. È un confronto e una perizia. Allora, tu, nella perizia di Marcello Colafigli, è vero o non è vero che sei venuto te e Toscano Teardo al negozietto di mia moglie su Arieti? Dove? Al negozietto su Aroma di Arieti. Per fare che cosa? Dica, per fare che cosa? Nel quale, se io avevo qualche perito di mia conoscenza di una certa rilevanza. Ma se tu stai tutti i giorni a Roma. Aspetti un momento, se avevo un perito di sua conoscenza. Da mettere di parte, in quanto era stata ordinata questa perizia a Marcello Colafigli. Cosa ha da dire, signora Patini, su questo punto? Può darsi che sarebbe andato quel negozietto, ma lui non è che si è interessato una volta, la cosa è durata un anno e mezzo. Cioè, sono varie le perizie sono state varie, c'è stata quella di Montelupo Fiorentino, dove lui ci aveva assicurato che lui stesso gli aveva fatto prendere la totale a Colafigli. Invece dopo, parlando con Colafigli, mi ha detto che lui non c'è entrato niente, è stato proprio il caso, si sono messi paura, gli hanno dato la totale per conto suo, che tu non hai fatto lui. Tu ci avevi assicurato che quella di Montelupo Fiorentino, quando Marcello ha preso la totale, l'avevi fatta prendere te. Invece parlando con Marcello mi ha detto, guarda, non ha fatto niente. Ma tu stai facendo una confusione. Le perizie di Colafigli le fa tutte. Io mi sono solo interessato come perito di parte con il professor Franco Veracuti.
su vostra richiesta, dopo che mi avete presentato la sorella, i parenti del signor Colafigli, io ho fatto nominare questo professor Franco Ferraguti e ho seguito per tutto l'espletamento della perizia, stando appresso al signor Franco Ferraguti, al professor Franco Ferraguti. Tu ci avevi detto. E niente altre perizie. Bene. Quali sono queste altre perizie? Io solo questo. Tu ci avevi detto. E dopo di ciò che tu hai detto nella tua audizione, non rimasti soddisfatto del risultato, che mi volevate, che persone, componenti, a te mi volevate uccidere, perché mi ero rubato dei soldi. Quali soldi mi sono? Puoi dire alla corte chi mi voleva assassinare? Mai saputo. Riassumendo, quali le perizie e quanti soldi? Le perizie, dal primo momento che è andato carcerato con la figlia, insomma, dopo un po' l'abbiamo contattato sempre tramite, e lui ci aveva assicurato che tramite Semerari poteva arrivare a tutti i periti. Non è vero per caso che quando abbiamo una perizia l'abbiamo anche scelto. Maurizio, altra contestazione. No, tu ti stai confondendo, Semerari era già morto. Dove andava più addentro? Perché ho preso Ferraguti che non mi fidavo? In questo modo non è più un confronto. Scusi, Presidente, parla di che era morto. Deve fare parlare e poi interviene lei, perché non è, a questo punto si sente soltanto la sua voce. Parla soltanto lei. Lui risponde, ma non si sente. Capisce? Quindi non lasci parlare. Presidente, anche se era morto Semerari, lui si vantava che tramite Semerari aveva conosciuto tutti i perizi che giravano intorno al tribunale. E oltre il fatto che effettivamente li conosceva davvero perché ha girato tutti i manicomi d'Italia, c'era un vantaggio che all'epoca lui e il Pantera fisicamente sembrano dei boss, solo fisicamente. E noi lo strumentalizzavamo, gli mandavamo a portare i soldi. Per esempio l'incontro col senatore Micichè, ce l'hai dato tu o no? Gli hai dato 10 milioni, non ricordo. Io ho dato l'incontro a Micichè. E perché non l'hai detto a verbale? No, c'è a verbale, c'è. Io sono stato con il senatore Micichè. A Piazza Capranica, non te lo ricordi? Il fatto dei 10 rose, che poi voleva 10 rose in più, che erano milioni. Io al senatore Micichè, ma c'è un verbale che lui si interessava anche. Che tu hai dichiarato? No, guarda, mo sono letto tutto al fascicolo. Ma ci deve essere un verbale, perché l'ho fatto. Hai parlato del senatore Micichè, ma non hai parlato che D'Ortensa Alessandro è venuto insieme a te a corrompere il senatore Micichè? No, ecco, non è venuto a me. Te lo leggo subito, eccolo. Non ti accitare, stai calmo, eccolo qua. No, io sono calmo, ti hai detto stai accitando. Ando sta. Allora, senatore, allora tu hai detto in un verbale. Scusa, può essere quella la giudizio. Paolo De Stefano, è un verbale tuo, Maurizio. Ma può essere che è un invio a giudizio, non è un verbale completo. Eh? Se è un invio a giudizio, non è un verbale completo. Ho fatto del falso. Allora, ti leggo il particolare del tuo. Legato ad ambienti politici calabresi e in particolare con il senatore Micichè, al quale ci rivolgemmo perché condizionasse gli esiti di una perizia di Marcello Colafigli. Quindi tu qua non hai specificato che io sono andato per tuo conto o per la tua batteria di andare a consegnare dei soldi all'onorevole Micichè. Allora, ok, se non l'ho specificato lo specifico adesso. Lo specifica adesso, ma l'accusa me le dovevi fare prima, perché se sei chiamato a parlare se tu chiedi altro confronto in altri 6-7 mesi mi accuserai quando infatti, man mano che tu parli io mi ricordo delle cose, mi stai aiutando. Come siamo andati da questo onorevole Micichè? Vai avanti te, credino. Eh? Niente, vai avanti. Rispondi, no, finito. Io finito. Tu hai detto delle cose. Ti ricorda per qualche circostanza, qualche episodio? Su che cosa? Su che ti ho fatto qui? Appunto, su una delle perizie di Marcello, che avevamo contattato un personaggio politico calabrese, appunto Micichè, che ci aveva presentato Urbani Gianfranco, e noi abbiamo come punto di riferimento che mandavamo lui, perché fisicamente sembrava più. Lei dice che non è vero, ok? Presidente, se no avrebbe un fatto molto rilevante. Ci sono altri punti? Certo. Sì. Ci sono. Sì, a noi interessa in modo particolare anche questa circostanza di carattere temporale, sempre sede di confronto. Quando lei e i suoi amici non hanno avuto più rapporti con D'Ortensa? Da quando? Dunque. Lei dice, ecco perché si apre il confronto, lei signor D'Ortensa dice che a un certo punto sono andato in campagna, no? Facciamo il confronto. Io sono andato in campagna nel momento che sono uscito da Montelupo Fiorentino. Sì, allora 1978, bisogna che l'indagine venga fatta attraverso la questura di Rieti
Aspetti un momento. Lei quando è che è andato in campagna? Poi? Io subito, perché proprio perché mia moglie ritornò in seno lì alla famiglia, ai suoi parenti. Ho capito. Quindi stabilissimo. Lei indica insieme dal manicomio come epoca il 1978. 1978 è vero o ti risulta che io lo so? Facciamo parlare Presidente, quando io dico che si è ritirato in campagna, voglio dire, lui può darsi anche che dal 78 abitava in campagna e stava facendo un casolare a Rieti, però io intendo dire quando proprio tu non veniva più tutti i giorni come faceva prima, cioè quando ha visto le acque brutte che volevano veramente ammazzare. Veniva una volta a settimana a casa mia a piangere, sai qualcosa, che pensi che mi vogliono ammazzare? È in grado, signora Padilla, di indicare il momento esatto? Per le date sono quasi un po' di confusione. Comunque sicuramente dopo il risultato della prima perizia, quella di Marcello, che è avvenuta a Modena, con il dottor Fazio, che era il capo perito. Dopo il risultato che è andata male quella perizia, non c'aveva più scuse. Fino lì ha cercato di riuscire a traccheggiare un po'. Ma questo dimostra ancora una volta che se questa perizia fosse stata capita avvicinati i periti di uffici, senza meno il risultato sarebbe stato di totale infermità mentale, come nei vari casi miei che sono stato sottoposto a 15 perizie psichiatriche collegiali e ho sempre ottenuto l'infermità totale infermitamente, pur non essendo matto, ma sempre con la stessa diagnosi. Poi ti spiego. Paralisi progressiva in fase trigliospensiva e ruega. Quindi io non ho avvicinato, non ho condizionato i periti d'ufficio, è stata fatta una perizia nell'esercizio delle sue funzioni da parte dei periti d'ufficio e da parte del perito di parte. Sì, c'è un altro punto che interessa chiarire sul piano del tempo. Quando si verificarono i fatti di via Donna Olimpia, e vi invito quindi a fare il confronto su questo punto, il signor Dortenti si adoperò in qualche modo in relazione alla perizia con la figlia? Sì, questo, o no? Sì, come? Solo questa. Proprio su quella. Solo questa, Presidente. Sì, ma lì sono tre perizie, ma con la figlia ha fatto solo quattro perizie, non lo sai. Io ho fatto, solo a me siete venuti su con i verbali. Siete venuti su con questo fatto e mi avete chiesto se vi potevo far conoscere un perito, perché se voi... Come episodio, lei dice. Presidente, è importante stabilire questo fatto con la calma. Se c'era il professor Semerari, non c'era bisogno del professor Franco Ferraguti, in quanto io avevo un forte legame con il professor Semerari, quindi sarebbe stato nominato il professor Semerari. Il rapporto tra me, Abbadino e Toscano, con il professor Semerari era... di quelle circostanze che ho dichiarato nella mia audizione, poi dopo loro non hanno accettato neanche di far parte del gruppo politico dei Semerari o di avere miste queste batterie, cosa è successo? Io me ne sono andato via, non sono più andato né da Badino a Toscana. Però c'è stato questo contatto. Un secondo. E lei spiega, no, ma deve è particolare questo che può sapere lei. Quando è successo i fatti di Donna Olimpia, che il Colafigli fu sottoposto, per favore un po' di silenzio, se avete voglia di parlare di cazzi vostri, scusando del termine, andate a parlare fuori, eh. Presidente. Ecco. Allora, è il discorso. Allora, dopo, ho chiesto scusa prima di dire questa parola, non voglio offendere nessuno. Anche se involontariamente. Allora, Presidente. Io non intervengo molte volte, proprio per no, ecco, Presidente, quindi sono stato via per quel periodo. Sì. Nell'82 è successo questo omicidio, sottoposto il Colafigli a perizia psichiatrica, venne lui su e Toscano a chiedermi di presentargli sto perito. Ho scelto tra tutti i periti che conoscevo il professor Franco Ferraguti. L'opera mia è stata solo quella di stare presso al perito di parte. Si è verificato questo episodio e basta. Poi aspetti un momento. C'è stato soltanto questo episodio in quel periodo di tempo, o invece c'è stato... Lui è stato legato con noi per circa un anno. Fino a quando? Fino al risultato della perizia negativa di Marcello Colafigli. In relazione a quale processo? Donna Olimpia, col giudice col dottor Catenacci... E queste sono le due versioni che si contrappongono. Giudice istruttore e dottor Catenacci. Sì. Adesso la mia posizione ai fini di un'associazione a non, non mi riguarda a me, io te no, 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 voglio solo domandarti, ti faccio ultime due domande. Ai fini dell'associazione contestatemi, ho mai in seno alla tua persona o chi per te fatto qualche cosa contro le persone o contro le cose finalizzato per commettere dei reati?
Non era proprio il caso che partecipasse a nessun fatto di sangue. Comunque lui sapeva benissimo i reati che facevamo, era covente degli omicidi e ha commercializzato droga. Commercializzato droga. Quanti grammi? 2-3 volte sempre all'ira di 100 grammi alla volta. 100 grammi alla volta. E lui diceva che gli serviva per finanziare le spese di viaggi, spese di cose, perché si stava muovendo. Ma falso, ok. No. Ma per me tu puoi dire quello che ti pare. Io contesto nego questa circostanza, in quanto hai risaputo in tutte le questure d'Italia, non di Roma, che il Zanzarone, la droga, non ne va manco sentire parlare. Poverino. L'altra questione, perché diceva che c'erano due domande, la prima l'abbiamo solo lì. Allora, l'altra domanda, quello che voglio sapere, vorrei sapere a che titolo e perché e come dovevo essere assassinato, perché io ho sempre girato liberamente, se mi volevo assassinare, e poi un secondo, fammi venire e poi rispondi. Sei troppo lungo. Quando tu parli del tepe, è troppo lungo, ma perché tu hai fatto un coso qua? Due anni. Ma così non la finiamo mai. Io parlavo di un'altra persona, te stai parlando di una persona sola. Rilassi. Allora. Prima di tutto, De Petri Sierico non poteva mai assolutamente avercela con me, né per i fatti del 1966 dell'alluvione di Firenze, come dici te, in quanto io lì non ho salvato nessuno, ho preso una grazia per opera dello Spirito Santo. No, la grazia l'hai presa perché hai salvato le famiglie dei marisciani. Ma non avevo salvato nessuno, non lo sai come sono accaduti. Io con De Petris stavo molto bene, mi ha raccontato. Ma di pure una roba, un grosso posto napoletano a quell'epoca, tu piavi ancora il latte, stai zitto. Forse prendo il latte, però dopo ho smesso a prendere il latte, sparavo in testa la gente. Allora. Questo ma come mai? Era compagno mio e ce l'aveva con me? Sì. Se andare a fare la guida insieme, proprio perché era compagno tuo. Io c'avevo la batteria mia con mio cognato Castellani Mariano. Non esistavate proprio come persone, come ladri, come rapinatori, come niente. Ma i tempi cambiano. Capito? Non esistavate proprio. Lo dichiarai. E toscano, perché non c'erano altre persone. Ah, sì, l'organizzazione che dice che è l'ordine del crimine, siete voi collaboratori di giustizia. Mi conoscete. Siete voi, sei te, Cannevale, Mancini, Lamoretti. Siete voi la realtà dei fatti. Lo dimostreranno gli avvocati, le vostre contraddizioni, le vostre cose. Questa ringa, per favore, la siete sua parola. Allora. Altrimenti si domanderà, ma che ci sto a fare io? De Petri Sierico è stato dal 1972 al 20 maggio 74, per cui siamo stati arrestati per la rapina, mio compagno di batteria, persona che nel quale è stato con me e che non c'ha niente a che vedere con questi signori. Primo. Seconda, poi, ti risulta? Ti dava fastidio che eravamo meglio batteria. Dal 71 lo conosco da bene. Capito? Ma qua tu non conosci nessuno dal 71. La prima macchina che si è fatta, un Lamborghini Miura. Tu hai detto una marea di bugie, poi lo stabilirà la corte. Lo stabilirà, De Petri, a 100 metri da casa mia. Poi, in funzione di questo fatto, Garabatino, chi è che me volevano ammazzare? Per quale motivo? Perché io ho rubato i soldi sulla parcella che il professor Ferragosto... Sulle varie parcelle, sulle varie parcelle. La sorella di Marcello che la figlia. Esatto. È così o no? È così. Prima loro ammazzate. E lei dice che non è vero. Non è vero, Presidente, perché se mi volevano ammazzare, Zanzarone lo pizzicavano sempre a Piazza del Monte a commerciare. Poi, siccome dice lui che io ero un poraccio, lei basta che fa fare un accertamento al Monte di Pietà. Io ho commercializzato la bellezza di 7 miliardi di gioielli, tra cui c'è stato un sequestro di circa 500 milioni di gioielli polizze, che nel quale sono risultate tutte regolari, e dopo 23 giorni sono riuscito ad averle indietro dal giudice che aveva condotto questa indagine. Ho commerciato sulla regolarità. Infatti l'ho detto, questa persona infatti ho detto che cosa? Che ormai faceva ricettatore, perché già era scartato dall'ambiente, rimaneva soltanto a fare ricettatore con i gioielli al monte. Va bene, poi? Quindi questo dimostra che le accuse che ha fatto questo signore nei miei confronti sono accuse false. Io non ho mai avuto la droga da lui, non l'ho mai commercializzata. Lui sostiene che tutte le accuse sono false. Confermo quello che ho detto. Anzi, Può finire? Le posso dire una cosa? L'ultima. Tu lo sai perché durante il tuo arresto, dopo 5 anni di latitanza che hai fatto e che hai chiesto grazie di collaborare... Grazie a voi no. Mi fai venire, perché se no avresti dovuto collaborare prima d'andare... No, ho aspettato fino all'ultimo che mi date una mano. Non è arrivata.
Tu lo sai perché non hai fatto mai i nomi eccellenti? No, falli te fare. Tu hai nascosto, oltre quelli che ancora sono componenti della tua batteria, e voi siete la batteria che vi siete sporcati le mani di sangue innocente, siete voi, cari miei. Questa è l'ultima. Siete voi, te e gli altri collaboratori, questa è la verità. Vabbè. Ecco, te l'ho voluto dire in faccia. Tu ci avrai rimorso anche di tuo fratello e l'eredità che hai lasciato ai tuoi figli. Basta, allora poniamo termine al confronto. Sospendiamo brevemente. Alla Corte se è successo questo spiacevole incidente nel rispetto suo e di tutta la Corte. Non è stato voluto da me, ma io purtroppo mi devo difendere e non ho voluto andare oltre. Le chiedo umilmente scusa a lei alla Corte. Colafigli. Colafigli, per favore. Vuole andare via? Allora voleva essere il primo messo al confronto. Allora si accomodasse. Siciliano. Perché sono siciliano, non faccio alcun riferimento a certi processi. Che si è fatto? Male, è caduto. Allora guarda, sposti però la sedia in modo che il sole non lo... Questo spiacevole incidente nel rispetto suo e di tutta la Corte. Non è stato voluto da me, ma io purtroppo mi devo difendere e non ho voluto andare oltre. Le chiedo umilmente scusa a lei alla Corte. Colafigli. Colafigli, per favore. Vuole andare via? Allora voleva essere il primo messo al confronto. Allora si accomodasse. Siciliano. Perché sono siciliano, non faccio alcun riferimento a certi processi. Che si è fatto? Male, è caduto. Allora, guarda, sposti però la sedia in modo che il sole non lo abbagli. Ho detto tante volte, l'ho detto. Ce la fa? E anche quella sedia, per favore, mettiamola più al centro, l'ho detto tante volte, lo devo ripetere ogni volta. Sposti la sedia, ecco, metta la sedia. Figani, Abatino, confronto. Per spostare la sedia, accende il sole. Per favore, spostate la sedia ancora di più, perché altrimenti vi batte il sole negli occhi. Si procede al confronto fra Figani e Abatino. Il confronto si svolge nei seguenti termini. Allora, volevo sapere, dato che tu mi indichi, diciamo, come fondatore di questa banda, no? Perché tu dici che io avrei rubato una macchina. Ah, sì, praticamente al principio. Eh? Praticamente, in un certo senso. Allora, avrei rubato questa macchina a Franco Giuseppucci. Una Golf di Riccardo. Non era una Golf, era un maggiolone. Non era Golf. Volkswagen. Maggiolone però, nero, no Golf. Nero. Allora, tu dici che io avrei rubato questa macchina a lui. Va bene. Dato però che Giuseppucci stava sempre al negozio mio... Te lo ricordi? No. Il negozio che c'era a Portuense? Sì, io non mi ricordo che Giuseppucci stava lì. Eh? Non mi ricordo che Giuseppucci stava lì. Beh, te lo dico io. Tu non te lo puoi ricordare perché ancora andavi per... Non ero nessuno. No, andavi proprio per fusaglie. No. Però, te dico dopo, io... Dopo ci siete andati voi però per fusaglie. Vabbè, lascia perdere, mo chi c'è andato... Già dagli anni 70 eri considerato un fame, ma pure devo far confronto, farla finita, per favore. Vabbè, ma io sono un fame, ma me mia... Allora, che stai a parlare? Ma a me... Stai giudicate a me. Ma chi te può giudicare? Ma chi te pensa proprio? Vai al sodo, vai. Ma
tu senti, ascoltami un attimo e ascoltami bene, eh? Non fare bene, non fare il buffone con me, capito? No, voi pensate che i collaboratori sono cambiati di carattere, ma che pensate? Ma che se poi mi posso chiudere la stanza con te quanto te pare? Ma io ti smonto come un pupazzetto. Ma allora il confronto su quale argomento deve... No, no, ma è lui ha argomento allora, su questo. Allora, racconta di avere rubato la macchina, la macchina. No, io... No, aspetta, io qui sto facendo io... Come... È vero, lo faccio, lasci stare. E allora mi deve rispondere lui. Vedi, tu rimani in silenzio, poi quando sarà il momento suo parlo. Ecco, allora, siccome lui dice che io avrei rubato questa macchina piena d'armi a Franco Giuseppucci, va bene? Sì. Allora, quando io conoscevo Franco Giuseppucci che faceva il fornaio... L'ho dichiarato io. Professore, lei rimane in silenzio, aspetta. Ma questo è impertinente, Presidente. Allora, faceva il fornaio, quindi ogni tanto mi veniva a trovare al negozio, io c'avevo un negozio d'abbigliamento a Portuense. Praticamente adesso non è un discorso di come ha impostato lui la cosa, perché qui pare che poi il fondatore della banda da Maiana sono stato io, perché per via di questo piacere loro si sono messi in mezzo, o insieme, o quello che dice. È vero? Il piacere non l'ha fatto lei. Ma io i piaceri mi faccio a me stesso. Voglio dire, quel piacere di cui parlava prima non l'ha fatto. No. Cosa dice lei? Niente, che lui ha rubato questo Volkswagen, forse non sapeva neanche che era di Giuseppucci. Ha rubato questo Volkswagen e non sapeva quello che c'era dentro. Ha trovato un borsone pieno di armi e l'ha venduto una batteria della Carbatella. È vero o non è vero? Che dice No, non è vero. Poi, qual era l'altro punto? L'altro punto poi dice che io ero un portaborse di Danilo Abruciani. È vero o non è vero? Certo. Eh? Sì, quando hanno cominciato a girare chiacchiere, che rimezzo chiacchierato, che rimezzo infame, è vero o no? Sei uscito dall'ambiente? Ma tu adesso sei uscito dall'ambiente, però Danilo che c'era sempre questa amicizia in posto. Ma tu devi parlare con me, non fai chiacchiere, tu parla con me. Senti, Presidente, secondo me il ruolo del Tigani era il tirapiede di Danilo Abruciani. Di tirapiedi? Tirapiede, porta borse, come lo chiami? Allora. Niente di più. Tu sai questo, no? Ma io so questo. Allora io ti dico, imbecille, io ti dico. Che Danilo Abruciani... A questo punto... No. Ma lui aspetta, no. Lui mi ha offeso a me. No. Presidente, lui mi ha offeso a me. No. Mi ha detto che io ero infame, che io ero qui, che io ero lì. E lei continua a usare... No, io continuo, lui ha continuato, e lei non l'ha fermato. Se vuole fare il confronto, devi... Io sono disponibilissimo. Termini offensivi. Altrimenti pongo fin a confronto. Ma anche dai riguardi. Ma da parte suo. Di chiunque. Ecco. Allora, io ero di Rabiesi, sì o no? Ha già detto che lei era il portaborse. Oh. Quindi non c'è bisogno che gli allora, di nuovo lo stesso. Benissimo, cosa. Allora continua i piedi, se può permettere da via schiaffi Danilo Abruciani. Cosa può rispondere? A me non mi risulta che abbia preso, doveva essere drogato proprio perché la schiaffi te, no? Lo sta a dormire, non lo so. Io a me non risulta che abbia mai preso schiaffi. Guardi, c'è Pernazzetti presente. Ma lei ha detto che l'ha presa schiaffi? No, allora no, lo dico io. Ma se io sono tirapiedi. Ma il confronto va fra le dichiarazioni contrastanti. Lui non ha mai detto che lei ha preso schiaffi. Ma lui ha detto che io sono un portaborse, io mi risento, dico, io non porto i borse a nessuno, io i borse me li porto con me. È complimento, eh? È per te il complimento, lo dico io. Apposta. Appunto. Perché te devi risentire? E infame, io non mi risento. Allora, per favore, poi qual è l'altro argomento? Allora. Dato che Pernasetti è presente in aula, va bene? E quando io ho preso a schiaffi Danilo Abruciani c'era presente Pernasetti e il povero De Pelli. Lei questo dice, siccome io ho preso a schiaffi Abruciati, non posso essere stato il suo portaborse perché il portaborse non prende a schiaffi il suo capo. Questo sta dicendo che era superiore a Danilo Abruciani. Come dice? Sta dicendo che era superiore a Danilo Abruciani, Paperino, Di Ganci, detto Paperino. No, Di Ganci te sei sbagliato. Mi chiamo Tigani, scusa, Tigani. Tigani, detto Paperino, era superiore a Danilo Abruciani. No. Sei rivoluzionato proprio a Roma, Una favola sta banda da Magliani. Proseguo, vedo. Sì. Allora, io vorrei capire se lui queste informazioni che ha dato... sono, diciamo, il frutto di questo processo. Di sue conoscenze dirette, questo vuole dire. Sì. Lei ha indicato conoscenza diretta, ha indicato lui. Conosco Tigani dagli anni 70.
Che ci hai fatto? L'ha conosciuto agli anni, negli anni 70. Quei tempi era un ottimo cippatore, te e Padovani. Tu e Padovani, Rolando, detto il cammino, facciate i cippi. Lo dici poi te. Dopo, sei cascato una volta, sei andata via la lingua. Me n'è andata via come? Che non lo so, non conosco il processo, però questo è quello che stai dicendo in ambiente. Presidente, mi scusi un attimo, qui c'è paura. Scusate, guardate, le cose importanti, spero che voi tutti li sappiate, che siamo noi a indicarle. La cosa importante è questa, l'ultimo rapporto con Tigani, quando è avvenuto? Ma no, non ci sono stati rapporti, lui ha continuato a frequentare a Bruciati, con lui proprio non c'era. Ma lei ha avuto rapporti con lui personalmente? Gli rifiutavo proprio. Ma lo conosceva? Lo conoscevo da tanti anni. Non ha mai avuto contatti con lui? No, contatti per lavoro, niente. Quello che ha detto su di lui, sulla base di quali elementi? Perché lo conoscevo, non è che l'ho accusato di qualche fatto specifico, io ho spiegato tanto la personalità del Tigani, non è che a parte il fatto che aveva rubato la macchina, è vero perché... Cioè, è stato proprio riscontrato, ha detto Giuseppe Pucci, abbiamo ritrovato l'armi, dopo l'abbiamo ritrovati, la regina ha certo... Ma chi te l'ha detto a te, Franco Giuseppe Pucci? Sì, sì, forse metti in dubbio pure che era amico mio, Franco. Ma a me sei amico anche tuo? Anche che veniva al negozio tuo, ti assicuro che Franco era molto più amico mio. Ma se era più amico tuo, io non te voglio dire, io adesso quello che voglio capire è questo, no? Se Franco a te ti ha detto una bugia... Non la può smentire perché... Sì, però l'armi dopo l'ho visto, capito? Eh? Dopo l'armi dopo l'ho visto. Ma hai visto a me che gli ho rubato la macchina? Io no, me l'ha detto... allora, ma scusa, come parli? Io ho detto, me l'ha detto, però, non t'ho visto, non, sì. Non ho dichiarato che ti ho visto. Mauri, tu stai parlando per fatti risaputi... Dico. Da una persona che è morta e ma che te questo, scusa, che ma non te, potrebbe... Quanto ti hanno dato per vedere a posto di testimonianza? Perché a te questo non è che ti tocca molto, sto fatto. Proprio spinto per venire qui a dichiarare questo. Guardami come sto. E che te frega a te che ho dichiarato questo? Cioè, stai, non è che ti ho imputato qualche cosa. Io sono poveraccio, c'ho mille lire. Sono molto poveraccio. Ripeto, 2 anni a stare all'hotel, ti porto le fotografie. Ma guarda che ti ho visto, quando giobbai. Quando giobbavo, tu vedi, sta facendo davvero. Io? Io sono cascato, guarda. Non lo so, però sono un tempaccio, la gente ci crede adesso. Col fatto che giobbavo io, poi non lo faccio più. Ma la gente, se ci crede o non ci crede, non mette niente. Andiamo avanti. Io, cioè... Allora, lei sostiene che è completamente estraneo all'organizzazione. Certo. E a Pattina ha riferito alcuni elementi. Certo. E questa è la situazione. Ma chi ha riferito? La corte e la valutazione. Certo. Questa è la situazione. Cioè, io vorrei dirle, Presidente, Abbatino, che cosa riferisce? Riferisce che io ho rubato una macchina... Ma l'abbiamo sentito quello che ha riferito. L'abbiamo sentito. Ma se lui è... Mi scusi, Presidente, posso... Il confronto non è io me ne devo... il confronto termina qua, si accomodi. Ma io sono stato tirato in ballo su questo processo perché qua... Si può accomodare, il confronto è già stato espletato, forse non l'ha capito, ma... Dai, domani spettato. Pure te esce sul giornale, tranquillo. Si accomodi pure, basta. Dai, domani pure te esce sul giornale. Basta, signora Pativa, si accomodi pure. Con la figli, per favore. Mi sarò un becillo, no, perché è il colmo, a far confronto con te è stato proprio male. Sempre dovrebbe incazzare.
Signor Corrafini, lei ha chiesto di essere messo a confronto. Prima di metterlo a confronto le devo chiedere questo. Confermo quanto ha già dichiarato? Sì. In fase istruttoria? Lei ha facoltà di non rispondere. Quindi lei non si avvale di questa facoltà e conferma quanto ha già dichiarato nella fase istruttoria. Quindi si risponde a questo punto il confronto fra lei e il signor Abbatino. Quali sono i punti che lei vuole indicare che contrastano con quanto lei ha dichiarato? Vorrei chiedere al collaboratore la mia responsabilità su sequestro Leandri. Quando... Sequestro Leandri. Sì, perché lei non deve chiedere a lui soltanto, deve dire qual è la sua posizione. Io stavo al carcere, pertanto... Non ha partecipato al sequestro, questo vuole dire? Non ho partecipato e stavo al carcere. E stavi in carcere. Signor Abbatino, ha sentito per quanto riguarda il sequestro Leandri. Ha dichiarato con figli che lui non ha partecipato alla, che in quel periodo stava in carcere. Potrebbe anche essere che mi sbaglio, non è che sto un computer, insomma, io lo ricordo che c'ha il ruolo di guardarlo, perché spesso lui e Mancini si fermavano, forse essendo lo stesso appartamento potrei anche fare una confusione, però se lui effettivamente non stava in carcere, io ricordo che lui guardava, insomma, il sequestrato. Sì, questo è il primo. Guardavo? Cioè lo tenevi, insomma, lo custodiva. Se ero detenuto non potevo guardare. Appunto, se eri detenuto potrei anche essere sbagliato, dato che era sempre lo stesso appartamento in cui... Ma lei lo colloca però nel luogo? Sì. Invece lui dice che stava in carcere, che controlleremo. Poi, altri punti? Vorrei sapere anche, da parte del collaborante, se ero responsabile per l'omicidio sia di Fabiani e sia di Carozzi. La mia partecipazione al fatto. Perché lei afferma di non essere strano questi due reati. Lui lo sa, penso. Su Fabiani responsabile diciamo indirettamente, perché cioè, è stato deciso da tutti quanti, quindi già responsabilità c'è. E poi c'era stata la lite due giorni prima, insomma una settimana prima al bar, e quella è stata quello che ha fatto scaturire proprio già, cioè già era quasi predestinato a morire, però con quella lite insomma si sono accelerati i tempi. L'altro omicidio lo colloco in posizione d'appoggio con una macchina, sarebbe omicidio Carozzi a Ostia. È vero o non è vero questo? Lo nega? Lo dico proprio per facilitare il confronto. Io per l'omicidio Fabiani sono estraneo. Sì. Sono estraneo. Pertanto gli chiedo al collaborante di dire la mia responsabilità per quanto riguarda l'omicidio non esiste. Lui invece dice sostiene la tesi contraria. Va bene, per quanto riguarda Carrozzi anche lì afferma di essere estraneo. E lui invece sostiene che non è estraneo. Poi ci sono altri punti. Per quanto riguarda l'omicidio di via Don Olimpia, sì. Abbatino Maurizio non c'era. Sì. All'omicidio. Inutile, l'avete detto poco fa. Scusa, posso dire, è vero che è rivenuto a Filettino con un BMW che ha avuto un incidente sull'autostrada, che mi è rivenuto a avvisare che c'era l'omicidio, un BMW verde della serie 7, che dovrebbe essere di proprietà dei fratelli Fiorani, che c'è avuto un incidente sull'autostrada e è intervenuta la polizia stradale. Anche questa è una bugia. Una bugia, signor Presidente. Signor Presidente, penso che potrebbe fare indagine a riguardo. Sì, facciamo indagine. Se c'avevo la macchina di Fiorani. No, tu non ce l'avevi, era di proprietà, mi sembra, poi se era intestata a loro non lo so, comunque te l'aveva prestata il Zumpano, era di proprietà dei Fiorani. No. C'è avuto un incidente dei fratelli Fiorani. Dei fratelli Fiorani. Signor Presidente, io sono in grado di scrivere la casa di Alvaro Pompili e poi voglio chiamare Alvaro Pompili a dire se effettivamente mi ha prestato questa casa a quel periodo. La Corte deve sapere che lui non ha commesso l'omicidio di Maurizio, non era sul luogo e non sapeva. Questo è quello che ho. Anche questo potrebbe dire anche la moglie di Abbatino, la moglie di Toscano, la madre di Abbatino, anche queste qua sono persone che sanno i fatti di verità. Anche tua sorella potrebbe sapere qualcosa, no? Sì, sicuramente. No. Ti sarebbe da chiamarla anche lei. Sicuramente. Sì. Poi altri punti in contrasto? Questo. Può accomodarsi. Avvocato Pera? Può approfittare di questo momento per fare quella domanda che prima le avevo bloccato? Presidente.
Uno alla volta, per favore, per carità. L'avvocato Pera, difensore del signor Torretti. Il signor Abbadino ha più volte precisato di essere stato al Pirettino, senza peraltro precisare la data, e di essere stato ospitato non so da chi. Non è che il signor Abbadino si confonde fra Filettino e Filetto quando passarono le truppe germaniche di Defregger. Quindi che ci descriva cortesemente questo Filettino com'è, se vi erano delle forze di polizia o meno, eccetera. E nel contempo la casa dove egli ha abitato, dice di questo signor Pompili, e ci faccia capire effettivamente se è andato a Filettino o a Filetto, eccetera. Questo è un'altra domanda. Benissimo. E la data esattamente? La data è in relazione a quell'episodio lì, quindi non Olimpia, l'episodio di non Olimpia, Presidente. Circa. Se lui ricorda bene i fatti, insomma. Sì. Allora, circa 10 giorni prima. Circa 10 giorni prima dell'omicidio di Don Olimpia, io ho chiesto. Io ho tanta voce, non capisco niente, guardi. Io sono anche un po' sordo. Che avvocato è lei? Un avvocato? Spera. Si può parlare con il microfono di fronte. Circa 10 giorni prima dell'omicidio di Don Olimpia, noi, io e Edoardo, ci eravamo proprio precostituiti di quest'alibi. Avevamo pensato di chiedere. Avevamo pensato di chiedere la casa ad Alvaro Pompili, che abitava praticamente attaccato a noi a Catalpalò con l'ex. E lui non sapeva neanche il motivo, però ci ha prestato casa, ci ha dato le chiavi e noi che siamo stati ospedali, ci ha prestato casa. Che devo fare? Io gli ho detto Filettino, comunque dopo Arcinazzo si sale su, una località di neve, scisti. E volevo andare provincia di Frosinone. Ma ecco, è un paese. È un paese proprio su un cucuzzo della montagna. All'entrata, sulla sinistra, c'è una scalinata e dopo 100 metri c'è la casa di Alvaro Pompili, che è composta di due piani. Quando entri in casa, di fronte alla porta c'è il camino, sulla sinistra la cucina e al piano di sopra le stanze. All'epoca era senza acqua perché era il periodo di neve, erano rimasti congelati i tubi, infatti abbiamo dovuto anche... Ci sono per caso della polizia là, o carabinieri? No, però l'alibi era praticamente che noi ogni giorno andavamo a comprare qualcosa a un negozio e un domani se eravamo venuti a chiamare per l'omicidio potevamo dire che stavamo a Filettino con la famiglia. Però in realtà con una moto, una macchina veloce è un'ora da Roma. Quanti abitanti ha? Questa domanda non è ammessa. No, ha detto, ha parlato di questo paese, ha bloccato su un concorso di montagna, basta. Però, solamente per questa, favore. Se c'erano carabinieri o poliziotti. C'è altezza medi 750. 750 metri? No, questo lo dico io, vuole sapere l'altezza precisa? Dico, ce ne erano carabinieri o poliziotti? Ma non lo so, a quei tempi non è che andavamo a cercare carabinieri o la polizia, avvocato. Non lo sa dire se c'era carabinieri. No, non ci abbiamo mai avuto una lite in famiglia. Va bene. Signor Presidente. Allora adesso. Signor Presidente. Confronto. Serafini e il signor Abbadino. Sì. Deputato Serafini. Allora dov'è il signor Serafini? Serafini e Eugenio sono stati interrogati. Confermo quello che ho dichiarato. Il confronto avvenne su quali punti? Lo dica. E sulla pagina 54 del mandato di cattura per le deposizioni fatte dal signor Abbadino. Dunque, alla pagina 54 del mandato di cattura, il giudice istruttore scrive questo: oltre allo scimone e al nicitra, quest'ultimo tra l'altro disponeva già di una batteria propria, batteria in conflitto con Bebo Berardinelli, operante anche lì in zona Prima Valle, a sua volta amico di Danilo Abbruciati, per vecchi rancori di... Guardi, per favore, lei deve citare di Abbadino. Arriviamo. Ebbi modo di conoscere anche tal Sergione, un dito calvo, eccetera. Ebbi modo di? E già in contatto con Danilo Abbruciati e tale Eugenio Serafini. Serafini, quale ultimo, operava anche nel settore commerciale, sia il Sergione che il Serafini si occupavano soprattutto di liquidare titoli di credito e fungivano da prestanome usualmente per la gestione di attività commerciali e economiche. Dei predetti, De Petisi, Maragnoli ed Abbruciati. Io ora chiedo al signor Abbadino quale attività io
le risulta spiegare alla Corte che gestivo per questi signori o quale assegni, diciamo, che tipo di assegni, che cosa io... per chiarire... Io non la conosco perché non l'ho mai vista, penso... Poi ecco, la ringrazio che mi conferma che io non l'ho mai vista, non la conosco. Però ha detto, insomma, di quello che mi raccontava sia il De Pedis che la Bruciati, il Serafini... era insomma che come si chiama, riciclava praticamente degli assegni che provenivano da sale del gioco, bischio, da altre fonti anche questo era però quello. Non ci siamo mai conosciuti, diciamo, sì. per fatto che lei dice che io gestivo le attività commerciali della sì, questo perché siccome stavo molto bene sia col De Pedis che con la Bruciati, insomma eravamo al corrente degli affari anche fuori dall'organizzazione. Ecco, però lei conferma che non ci siamo mai conosciuti, no. Lei non mi ha visto mai nelle riunioni, nelle cose. No. Ecco, l'ha già detto. Neanche tutto questo. Bene. Grazie Presidente. Allora, sì. Presidente, mi scusi, intende sottoporsi lei a confronto. Lei parla a nome di? Che intende sottoporsi a confronto. Sì. Posso farla accusare? Certo, per me sì. Stato interrogato per me sì. Signor Pernasetti, prima di procedere al confronto, sì. Volevo sapere se lei intende essere interrogato, se lei si riporta quanto ha già dichiarato. Lei ha facoltà di non rispondere. Vuole sì, rispondere? Sì, come... sì, vuole... Si riporta quanto ha già dichiarato? Sì, sì. E adesso facciamo il confronto. I punti volevo... che lei contesta sì. Delle dichiarazioni di Abbatino. Volevo dire all'Abbadino, cioè perché mi chiami che io stavo con te all'omicidio di via Don Olimpia, scusa. Questo è il mio nome. Adesso, cioè, lo dice la senatore, me l'ha detto anche tuo padre. No, mio padre non veniva neanche al corrente, non so, se io, voi gli dicevate gli omicidi che facevo io. Io mio padre non gli dicevo niente. Scusa un attimo, cioè... lo dice la senatore, lo dice la senatore, sicuramente la senatore, io chiedo un confronto con la senatore aveva 18 anni, non sapeva neanche quello che facevo io, secondo te la senatore a distanza di 15 anni si ricorda che io quella sera prima è andata assolta per favoreggiamento perché è risultata estranea ai fatti, cioè una ragazza di 18 anni che non sapeva neanche quello. Cosa senti? Dice questo, io non c'ero. E io ricordo che c'era, poi ci sono delle indagini, non è... Cioè, ma scusa un attimo, se io non c'ero, cioè ricordati bene, io non c'ero con te. Vabbè, ho detto, io ricordo c'ero. Che c'era, questo è il punto. Ci sono delle indagini, se tu riuscirai a provare che non c'eri, sono contento per te, che poi avete... c'è da ridere. Mettete la mano sulla coscienza. Voi capite che mi mettete la mano sulla coscienza quando io stavo in Venezuela? Ma scusa un attimo. Scusa, mi mette la mano sulla coscienza. Ma scusa, mi sembra che non mi riguarda. Scusa un attimo. Cioè, scusa. C'era. Stavo pagando un'associazione. Un reato che aveva del... Scusa un attimo. Dio, tu mi chiami che ho partecipato con te all'omicidio di via Don Olimpia insieme a te che stavo in macchina con te. Vabbè, ma tanto già stai fuori, che qual è il problema? È vero o non è vero? Confermo che è vero. Lui dice di no. E lei... Va bene, prendiamo un altro. L'omicidio Orazio di Benedetti. Lì non hai partecipato, però stavi con me qua. Però stavo con te. Ma guarda, io ho dimostrato... Anche lì non c'è. Guarda, io ho dimostrato già che io ero all'estero, in Olanda, insieme a Mario Vitale e tutte altre persone che non riguardano tutte le persone di questa associazione. Allora, se tu insisti che io stavo con te all'omicidio di Orazio De Benedetti, dico anche nel tuo interesse, no? Appunto, io sono padrone delle mie azioni, posso anche smettere, se la libido tua reggerai che stavi all'estero, non c'è problema. Io ricordo perfettamente che stavi con me. Anch'io l'ho detto sull'omicidio Nicolini, io stavo a Terracina con la famiglia. Sì, ma che... certamente risulterà. Però ho partecipato. Allora, cioè, prendo l'aereo. Ma non lo so, io scusa, non lo so. Scusa, no, ti voglio dire. Ma questo te lo cioè, prendo l'aereo con altre persone il 19, giusto? Prendo l'aereo con altre persone, lo fermano alla dogana, lo carcerano, vado dagli avvocati, vado all'ambasciata, c'è tutta una mia dichiarazione, c'è il colloquio al carcere, cioè... Okay. Se Raffaele, tu dici che io stavo con te, Raffaele, detto fra noi, che c'è costato? Stavo con te, Raffaele, io ho preso la pensione. Stavo al carcere. Facciamo parlare anche lui.
Signor Presidente, qui parlano di alibi d'ospedale, io sono riuscito a prendere una pensione di invalidità permanente. Vabbè, non c'è, io non mi contesto l'alibi tua, io ti voglio dire. Allora, vabbè, io... l'omicidio leccese, che tu dici che stava a via alla Fiera di Roma e in attesa con due motociclette. Una motocicletta. Giusto. L'hai visto tu? Sì. Che montavo su queste due motociclette e andavo a commettere l'omicidio leccese. Che andavi a commettere, era tutto stabilito, questo non è che l'abbiamo deciso sul posto, questo era già stabilito. Mi hai visto? Sì, ti ho visto che stavi lì, che poi durante il tragitto sei sceso, a me non mi risulta, anche perché poi ci siamo visti. Allora sono sceso. Non ti ho visto al momento che sparai perché stavo dall'altra parte, stavo sotto. Probabilmente ad uccidere il leccese dovrebbero essere stati Pernasetti e Colafini. Io dico se stavo te. Poi probabilmente dimostrano te. Io dico se stavo te perché eravamo già d'accordo che lo facevi te. Mi hai visto montare la motocicletta. Cioè anche nel tuo interesse, cioè, il mio interesse, io adesso non mi dica perché non guardai i miei interessi, non hai guardati quando stavo latitante, guardi adesso. Quello che mi meraviglia a me è che tu mi fai, stiamo a parlare di fatti che tu devi rispondere sì o no, poi dopo ne parleremo anche di quello che dici. Tu stai di interesse. Allora, omicidio, leccese e Seris, tu mi hai visto? Montai mogetta per un... Alla sto all'estero. Ci sono... Signor Presidente, esatto, io devo fare così. Mica te devo fare la condanna io. Io dico così. No, non c'è problema. Signor Presidente, oltre a tutto quello che ha presentato i miei legali, la mia difesa di tutto quello, quando viene il signor Baglio Vidale, dimostrerà anche altri testi che stavano su. Che dimostreranno che io stavo, ho preso quest'area il 19 e sono rimasto per un certo periodo di questi tre omicidi che mi accusa la signora Barri. In Olanda. Lo deve dire. L'ha già detto, ma è meglio. Cioè, meglio che lo dire. Il periodo. Poi c'è qualche altro punto? Altri punti? Ci sono, dico, l'associazione. Mi dici che possedevo un terreno, cioè il Sicilia. Il Sicilia dice che io possedevo. No, il confronto però è con lui, no? Sì, no. L'Aurelia. È sull'Aurelia. Anch'io forse lo dico. Un terreno sull'Aurelia intestato a mio fratello, dove io ci avrei costruito una villa, sempre intestata a mio fratello. Giusto? Questo non lo so se è intestato. Probabilmente, perché esatto, però, non è dire che ti intestavi qualcosa. Mi risultava che c'era. Quindi, l'ha detto lei, no? Ha detto tu che c'avevo questo terreno, che ci ho costruito una villa sulla rete. È quello che sapevo io. Esatto. Non l'ho mai visto. Adesso, questa dichiarazione del Sicilia è completamente inventata. Capito? Sicilia a me non mi interessa. Ma scusa un attimo, è completamente inventata. Vorrei sapere tu come fai a dire che ho un terreno, cioè ricopri la stessa dichiarazione del Sicilia dell'86, completamente inventata. Guarda, io Sicilia cioè, non esiste terreno, guarda, non esiste villa. Con Sicilia non andavo d'accordo, non ricopio niente. Sicilia è stato il primo accusatore mio. Tu hai detto il terreno sull'Aurelia. Scusa, così non si capisce. Facciamolo parlare, sì. Io altrimenti non riesco a capire. Cioè io non è che ho copio del bar di Sicilia, anzi al contrario, Sicilia è stato il primo accusatore mio e rimango sempre dalla parte che, insomma, quando lui era infame io ancora non lo ero. Io ho fatto un verbale che a me mi risulta che lui aveva un terreno sulla Aurelia, probabilmente intestato al fratello. Sì, le risulta perché le risulta? Da quello che si parlava, ogni tanto parlavamo anche fra di noi, non è che parlavamo soltanto dell'omicidio. Ma è esistente anche... questo? Eh? Se è esistente, vabbè, vuol dire che è intestato a qualche altra persona. Io, per me, ce l'avevi. Ma non credo che... Posso presentare. Villaggio turistico in Sardegna. Cioè io ero proprietario di un villaggio turistico in Sardegna, cioè io per la prima... Sei proprietario di un villaggio turistico? Cioè, socio, sì.
da quanto mi risulta, a me, ha detto Danilo. Oh, esatto. Ma quindi, per la prima volta io in Sardegna sono stato nel 1991. Non c'è bisogno di andarci. Ospite, cioè ospite per la prima volta. Raffaele, per comprare una parcella in Sardegna non c'è bisogno di andarci. Le società stavano a Roma. Risalgono a Roma. Le società stavano a Roma. Uno può comprare una casa in Sardegna anche da Roma senza andarci. D'accordo, c'è ragione. Soldi a usura. Io sono entrato, tu dici, come imprenditore da questi costruttori, non ho mai conosciuto il Nicoletti, mai visto il Nicoletti, io non ho mai frequentato i Nicoletti, De Tommasi e Mancini, non l'ho mai incontrati, mai visti, mai parlato, non ho dato nessun soldi a usura a nessuna persona. Cioè che mi si trovi una persona che o il De Petis o la Bruciati o chi che sia ha dato soldi da usura a un costruttore o come dicono i signori e che solo che era presente per Masetti, saranno pure quello che dicono i collaboratori. Io non sono stato mai presente neppure a un lavoro di quello che dice lei, completamente inventato. Non posseggo, signor Presidente, non posseggo nessun bene immobile da sempre. Ho fatto fare al cadastro di Duque, non posseggo niente. E non ho partecipato a nessuna operazione di nessun genere. Non ho mai ucciso nessuno, non l'ho pensato e non ho visto nessun omicidio che hanno commesso altre persone. Neanche quello al canile. No. Come? Neanche quello al canile che abbiamo passato. No, caro. Io capisco, può fare dichiarazioni io mia. Non c'è. Io mi rivolgo ancora a te per cosa da dire di fronte a questa disposizione? Niente, che confermo le mie dichiarazioni, è normale che anche lui dia queste cose, che vuole che ammette le cose, anche io ammetterei. Bene. Oh. Può accomodarsi e volete sospendere? Vuole parlare ancora? Posso? Sì, allora. Queste sono dichiarazioni. Quanto al tentato omicidio di Cari, di Giovanni Di Cari. Detto Paperino, non sono in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione sia perché ero detenuto sia perché non si trattò di un fatto che riguardava la banda. Giusto? Rivini Antonio era l'amico del De Petis e del Pennasetti, ma non aveva nulla a che fare con la banda, nel senso che sebbene tenesse per nostro conto armi e droga, egli non aveva nessun ruolo decisionale operativo. Quindi Ripini dove abitava? Non so, comunque era un uomo vostro. Anche per te? Dico per noi, mi riferisco a tutta la banda, a parte dei testaggi. Oh, beh, d'accordo. Ripini Antonio dormiva dentro le macchine, cioè era un povero, non aveva né madre né padre, signor Presidente, è stato carcerato per 3 anni, 3 anni e mezzo in Olanda, e uscì nell'82, quindi come fa l'Abbatino a dire era per la banda, cioè neanche lo conosceva secondo me. Ripini. Oh, come è uscito fuori Ripini? È uscito fuori tra la lite che ha avuto col Ticani, che io sono andato a dividere, diciamo, di un processo che ho fatto. Oh, allora, se io ero amico, diciamo, con Abbatino, cioè all'isolamento di Regina Celi, isolamento, andavo all'aria e al terzo braccio c'eri tu, ti ricordi? Che parlavi con altre persone. Se io avevo confidenza con lei, o colpevole del reato o innocente, avresti saputo qualcosa. Se tu rispondi così, ciò significa che io non avevo nulla a che fare, scusa. Ok. Non vedo. Capito con questa cosa? Non è chiara la cosa. Tu stai cercando a fare con due frasi, da quanto tempo dura Raffaele? Come era Ripini, scusa? Ripini era un po' più forte. Sentiamo cosa dice Abbatino.
Cosa Ripini, è stato mandato come Ripini, forse un po' più alto di lui, tipo un po' rozzo come dice lui, dormiva nelle macchine, proprio perché dormiva nelle macchine con 200.000 lire era disposto a reggere le armi a casa, insomma. Armi tutto. Armi anche droga, perché no? Certo, se c'erano i miardi per fare una strada. Se, è stato carcerato, poi dopo è uscito dall'Olanda, che ha rubato dentro a un negozio de lampadine, questa roba qui, sempre gli attestati. Raffaele, ma io a me mi viene di, lo sai come funziona? Poi ti spiego, se prende l'appartamento, se in testa a Tizio Caio e se mette Ripini lì a regionarmi a casa e ci fai spostamento. È stato a Ripini. Lo spiega tutto come funziona. Va bene, io non ho nulla più da dire. No, lei non doveva andare via. Appunto, perché io ho dato a lei la precedenza proprio per farle un favore, vedo peraltro che lei può andare. Aspetti un momento, lei non può, in questo momento non può, perché dobbiamo fare altre cose. Intanto interrompiamo, interrompiamo per 5 minuti. Se lui ha finito, interrompiamo per 5 minuti e 5 minuti di sospensione. Poi dovremmo sentire il signor Nicoletti. È presente? Sì, è presente. Ecco, l'avvocato è venuto. Domanda al signor Nicoletti, vuole poi sottoporsi, sottoporre... Sottoporsi al confronto con Nardino? No, ma lei lo deve decidere, perché io devo organizzare qui il piano di lavoro per oggi. Quindi prima lo interrompiamo e poi deciderà, va bene. Interrompiamo per 5 minuti. Signor Nicoletti, lei ha facoltà di non rispondere, vuole rispondere alle domande? Sì. Allora, che cosa ha da dire a sua discolpa? Lei viene indicato, come lei sa, come un personaggio implicato in queste vicende. Cosa c'è di vero? Presidente, se consente, io Presidente, volevo affidare anche il suo interrogatorio io. Delle note sottoscritte. Non sento. Deve premere il bottone. Ha premuto il bottone. Va bene così? Sì. Ha delle note da lui sottoscritte, poi ovviamente è a disposizione per rispondere anche sì, delle ma note. Comunque lei produce queste, sì, queste memorie, è vero? Si riporta al contenuto della memoria. Cosa ha da dire sul movimento di soldi che secondo l'accusa lei gestiva? Non sento se... Sulla gestione dei soldi, cosa ha da dire in collegamento con la cosiddetta banca della Magliana? Signor Presidente, io con queste persone... che siano o non siano responsabili, non ho avuto mai alcun rapporto. Quindi non posso dire delle cose che hanno riferito i pentiti, i collaboratori, diciamo molto così sommariamente, per ciò che mi riguarda. Sì, appunto. I suoi rapporti con De Tomasi? De Tomasi Sergio l'ho conosciuto nell'occasione dell'andata lì a Via Cerimontana. La prima volta era stato nell'80, verso aprile, ma non ricordo, quella volta che sono andato, che mi ha rappresentato Renato De Peris, che io avevo conosciuto nel carcere di Ginaceli a Quarto Braccio, in occasione della detenzione per i fatti di Speranza. 84, 85, 80, maggio 1984, non avevo mai visto De Peris, non ho avuto mai nessun rapporto con De Peris, tant'è vero che fu arrestato lui un po' di tempo prima, io stavo al centro clinico per la questione della misura di prevenzione che ho avuto e attaccato alla finestra vedo questo signore e c'è una discussione con una guardia perché lui stava parlando con della gente e lo fece portare dall'altra parte e questa è una cosa storica che mi è rimasta nella mente e non la so da me perché io non lo conoscevo. E quindi quando ho conosciuto questo signor De Peris lì al Quarto Braccio, io stavo in una cella diversa da quella che stavano loro e c'era della gente che conoscevo, Santarelli ed altre persone, un certo Maurizio Boldi, praticamente che veniva lì a giocare a carte e si fece un posto che andate via un certo Rosati, Delio Rosati, sempre implicato nella stessa vicenda. E conobbi Renato De Peris, una persona che alquanto nella tensione. Ebbe modo di avere rapporti con sì, lui. Signori, successivamente quando poi lui è uscito nel 1988, nel mese di gennaio,
Io ancora ero stato operato da poco e quindi ero ancora convalescente, stavo facendo le varie fisioterapie. Diciamo così, lo rividi lì all'Eurocar. Venne lì e lo vidi. Poi mi chiese se potevo fargli ottenere un mutuo relativamente al Popi Popi, a questo ristorante, che io non sono mai andato a questa pizzeria, non so che era un ristorante, un locale attivo che aveva per ampliare la sua attività. Venne il fratello, il padre e lui, il mio buon compagno, e mi disse se potevo fare questa cosa. Io li accompagnai, cioè parlai con il notaio di Ciommo mi disse che era possibile fare un mutuo dopo aver avuto tutta la documentazione. Portai anche loro dal notaio di Ciommo, tutti e tre si misero d'accordo, pagarono la parcella, pagarono tutto loro, e il mutuo, siccome che tardava per una classe burocratica attraverso i documenti catastali eccetera, tutti i documenti inerenti per fare questo determinato mutuo con la Cassa di Risparmio, gli fece un'anticipazione, mi chiese un'anticipazione, chiesi a Ciommo se il mutuo era imminente, gli fece un'anticipazione di 200, 250, 240 milioni al fratello, non a lui, al fratello. Presso i soldi l'aveva prelevato Mario Chiappini presso, e Mancini presso il Banco del Credito Italiano di via Boncompagni, gli diede questi soldi per dare a colui che gli aveva venduto il locale, per praticamente, siccome scadevano i termini contrattuali per quanto riguarda la fattibilità o meno della cosa, e lui diede questi soldi. A Marco De Pedersi diede io. No, io li diedi al mio ragioniere, io non diedi perché io non facevo queste cose, davo disposizione, facevano loro. Se non che poi è arrivato il mutuo e questi soldi mi sono stati restituiti attraverso il notaio di Ciommo, perché siccome era lontano, lui aveva la cassaforte, mi lasciavano lì, e una volta se me l'ho preso io, due volte l'ho preso Mario, una volta o due l'ha preso Mario Chiappini, e quindi mi ha restituito i soldi che mi doveva senza nessun interesse, senza nessun motivo, senza nessuna cosa. Non ho avuto altri rapporti all'infuori di questo, i rapporti commerciali. L'ho visto altre due o tre volte, ma non ho avuto mai nessun, lui non ha avuto bisogno di me, io non ho avuto bisogno di lui, per nessunissimo motivo. E i rapporti con De Tomasi quali furono? I rapporti con De Tomasi, ecco, dipende se mi invece andare, mi chiamavo, se andavo lì, io andavo da Dottor Minervini, dall'altra parte, dietro all'Hotel Delta, a fare questa fisioterapia. Bene, mi mandarono Monsello D'Alessio, che era la prima volta che vedevo, mi accompagnò lì a via Cedimontana, e quindi la prima volta non lo trovai Renato De Bezis, la seconda volta poi sono ritornato, perché tutti i giorni andavo lì a fare la fisioterapia, e mi disse se volevo prestare 80 milioni a Sergio De Tomasi, l'unico rapporto, il primo rapporto avuto, e io dissi che volevo sapere chi era questa persona, perché io non lo conoscevo, dicevano che era una persona che dava assegni a voti, che faceva assegni a voti, che dava queste cose qui, praticamente non avevo molta fiducia. Chiesi informazioni della moglie o della figlia, non ricordo, mi dissero che era una persona che aveva sempre pagato gli assegni, gli fece questo prestito di 80 o 100 milioni, mi rilasciò degli assegni a firma della moglie o della figlia, che negli anni innovato più volte, però in parte me l'ha pagato, poi prese dalle macchine, e praticamente sono stato creditore nei confronti del De Tomasi, che sono importi che stanno lì e non me l'ha più dati. Non ho avuto altri rapporti del De Tomasi, all'importo quello delle macchine e quello del prestito. C'è stato già un giudizio davanti al dottor De Cesare, GIP De Cesare, promosso dal dottor Ionta, per un'associazione che mi avevano coinvolto anche a me con De Tomasi e ad altre persone. Sono stato assolto dal GIP perché non è come se fatto. In quanto c'era una telefonata che De Tomasi mi chiedeva dei soldi in prestito, 50 milioni, giustamente diceva il dottor De Cesare, dice, ma la domanda l'ha fatta lui, non è che Nicoletti abbia fatto la risposta, te li do o non te li do. Tutto qui, per quanto riguarda il rapporto con De Tomasi. Ha preso delle macchine, ha premutato degli automobili, per le automobili, però a me queste macchine non me le ha pagate. Mi ha lasciato, ho dei titoli, praticamente che sono rimasti lì, tanto è vero che io neanche ci sono andato più a chiedere, perché ho detto, vabbè, oramai, che cosa mi metto a fare? E non l'ho mai più visto. Allora, date scelto, poi 3-4 rapporti ci sono stati, e la presentazione di De Pedis. Lei ha mai avuto rapporti diretti o indiretti con Abbatino? Mai visto e conosciuto. Io, Presidente, mi dice che io sono andato a via Gabrera. Posso? Sì, certo. No. Sono andato via, io sono stato, non so, Roma la conosco molto bene, ma non so neanche dove via Gabrera. Mi dice che mi ha visto con un singolo, ma quando mai? Io con Abbatino ho visto qui, mai visto e conosciuto, per nessunissimo motivo, ma poi lo dice anche lui.
Ha mai avuto rapporti diretti o indiretti con Carnevale o Carnovale? Carnevale Vittorio è venuto una volta da me che voleva delle macchine, che ho detto nel verbale questo qui. No? Siccome che... La domanda però ve la faccio adesso. Sì, io sono a disposizione. Se vuole si riporta a quanto già dico. Ma io sono a disposizione, signor Presidente, per chiarire tutto quello che lei mi chiede, della Corte nel modo più assoluto. Questo Carnevale venne da me con un certo Proietti che io avevo conosciuto dentro la Regina Cera, perché dice che c'erano delle discussioni, non so quale tipo di discussione. Quale Proietti però, di nome? Proietti Enrico. E lo misero dentro la cella, dentro la stanza mia, al centro clinico, perché dice che era l'unica persona che non avevo, incompatibilità. E l'ho visto lì da me, quindi la direzione del carcere conosce bene questi fatti, ci ha visti a tutti più volte, o per motivo o per un altro, entrare dentro e uscire fuori. Quindi quando si arriva lì alla matricola, la prima domanda che fanno, con chi sei collegato, con quale persona, e l'ho visto lì. Siete un bel po' di giorni, diversi giorni, e dopo l'ho rivisto. Aspetti, siamo qui al 1986-87, l'unico periodo è quello. Oh. Prima non aveva conosciuto nessuno dei Proietti, lei? Ma mai visti, mai conosciuti, mai sentiti, mai... Cioè, ho letto sul giornale quella volta lì che avevano cosato, che se non... Ma però non capivo, non sapevo cosa significa, perché per quale motivo era successo. Io per carità, sono meglio, io con loro non ci ho avuto mai, con nessuno, dico con loro nel senso degli imputati. Signor Presidente, ma le vendite delle automobili, penso che siamo sulla terra... Tutti sono ambiziosi da automobili o meno. Io non ho mai venduto una macchina. Io non ho mai affittato un appartamento. Io non ho mai scambiato un assegno. Io con le persone con cui sono imputato, al 90%, al 95%, non ho avuto mai nessun rapporto. Io sono un industriale, io sono un costruttore di un certo livello. Poi lei le cose mie le conosce, penso lei meglio degli altri. No, perché lei no, però specifichi per quale motivo. No, per la motivo, signor Presidente, stavo parlando. Lei mi ha tolto la parola, io stavo dicendo, per la protezione. Glielo dico io, no. Se, si riferisce alla misura di protezione. Alla misura di protezione? Nell'84, certamente, signor Presidente, io non volevo dire questo nel modo più assoluto. Lei stesso, signor Presidente, dice, nella sua ordinanza, nella sua sentenza, Nicoletti conosce Danilo Sbarra e Danilo Sbarra conosce Danilo Bruciati. Lo dice lei, non è che lo dico io, 84, l'ho conosciuto dopo, era morto, sembra nell'81. Quindi come ho fatto io a conoscere questa persona? Ci sono delle contraddizioni proprio che urtano completamente su fatti riferiti dai collaboratori di giustizia, dai cosiddetti collaboratori, i quali non mi nominano mai, non mi conoscono. Dopo il 16 aprile del 1993 esce fuori il nome dei Nicoletti. Ci sono stati processi per la banda della Magliana, da quello che diceva il dottor De Castro, il più presente, che lui ha perseguito questa cosa dal 1980, 79, 80, mi diceva i soprannomi, diceva, il mio nome non l'ho mai sentito. Adesso Nicoletti diventa cassiere di chi? Di che cosa? Di chi? Non so, chi aveva tutti questi soldi, se c'è qualcuno che aveva dei miliardi da prestare, può darsi che io abbia avuto un qualcosa. Ha mai avuto rapporti diretti o indiretti con la Moretti Fabiola? Ma mai sentita, mai vista o conosciuta. Ha mai avuto rapporti con Casson? Sì, con Casson. E quando? Con Casson, nell'occasione del dato sequestro delle minacce di mia figlia, del sequestro di mia figlia, io sono andato al commissariato e agli Arabinieri di Frascati. Allora vi era il colonnello Placidi. Quando però? 1900, c'è una data storica, non è che io... Ne parlo nella memoria. Parlo del 70, dell'occasione della conoscenza del Casson. In occasione che io ho conosciuto il Casson, cioè sono andato io a cercare il Casson. Perché? Lo sto dicendo, il colonnello mi dice, senti Nicoletti, questa è una cosa molto delicata, cerca di darci un po' di informazione, vedi un po' tu quello che puoi fare, perché le telefonate continuano. Allora, gli attentati a casa, l'attentato all'Eurocar, l'attentato alla Villa Sorvagliari, telefonate a mio cognato perché non telefonavano, perché erano capiti che io sono sotto controllo, mi dice sei andato alle guardie, e questo e quell'altro. Ad un certo punto io vado, ma scendo cielo, chi è uno che può aiutarmi? E sono andato da Casson. Casson si è messo a disposizione. Io ho riferito al colonnello, con tutta sincerità, che stavo cercando pure io come potevo risolvere il problema. Il Casson, a un certo punto viene là e mi dice,
Io la questione l'ho risolta, però vorrebbero un po' di soldi per le spese. Beh, che soldi vogliono? Dice una ventina di milioni. Io prendo i soldi e glieli do. In più, dopo che lui è morto, dopo che gli ho regalato una villa a via Roma. Era già morto? Ma gli ho dato la villa che non è stata nel periodo della prevenzione. No, voglio dire, era già morto? O consegnò la villa prima della morte? No, la villa gli ho data prima, il possesso. L'intestazione, per dimostrare la mia cosa, l'ho già stata o la moglie e il figlio dopo che lui è morto. Perché siccome gli avevo promesso, avevano il possesso, gli ho fatto il passaggio di proprietà. Sì. E la causale delle minacce subite? Perché signor Presidente, la causale qual è? Chi ha i soldi subisce delle cose. Non è che c'era una riduzione o un qualche cosa del genere. Nessuna, nel modo più assoluto. Risulta dal processo Speranza. Per quanto concerne con la figlia, Marcello, lei ha avuto rapporti diretti o indiretti con lui? Signor Presidente, la Moretti riferisce che il con la figli mi avrebbe affidato dei soldi. Non so quando, con la figli l'ho conosciuto al centro clinico di Cinacelli. Ci siamo incontrati, ci stava lui, andavamo all'aria, chi sei tu, chi sono io, e ci siamo conosciuti. Poi l'ambiente l'intende così. Una persona che non posso dire ma neanche la parola, preparato, era un po' fascista, faceva così, si cai, lui scherzava. Ma io non ho mai nessuno, l'ho conosciuto, la prima volta dentro al centro clinico di Cinacelli, 1986-87. E non ha avuto mai più? Ma non ha avuto, no. Dopo l'ho rivisto nel 1900, quando lui era fuori, una volta, l'ho visto e poi io non l'ho visto più. Ma l'ha visto per strada? No, l'ho visto lì all'Eurocar. Dove? All'Eurocar, lì all'autosalone mio. Però non mi ha chiesto niente, non è che mi ha detto niente, mi ha chiesto qualcosa, mi ha fatto qualche cosa, niente. Addirittura è venuto quando lui già stava fuori da molto tempo, perché io penso che mi diceva che lui era uscito a dicembre, invece io l'ho visto verso aprile, maggio. Ma non c'era nessuno, non è che c'era un rapporto di amicizia o di conoscenza o di che. Il rapporto era soltanto... Nemmeno di affari. Sì. E nemmeno di affari. Ma quale affari? Affari di che cosa? Non so. Non ho capito, quale affari? Faccio una domanda. Grazie, io faccio una risposta. Nemmeno di affari. Per mestiere devo fare domande. Almeno col vecchio rito. No, per carità, signor Presidente. E Pasquale Galasso l'ha conosciuto? Pasquale Galasso l'ho conosciuto nel 1982, al bar Ungaria di Piazza Ungheria. Me l'ha presentato, io siccome andavo lì dal commercialista Mazzieri, che è il commercialista di dietro, via Video di Cavalieri, e l'ho conosciuto, me l'ha presentato, c'era lui e Cinema Tesca, e me l'ha presentato. Non l'ho mai più visto, non ho avuto mai più nessun rapporto, mai, nessuno. Poi nel 1900, adesso le date poi gliele metterò su un promemoriale che gli farò su un'illustrazione. E c'era questa parte del Cursal che io già stavo facendo perché me l'aveva presentato il dottor Porcellini, aveva parlato con i miei figli che sarebbe il direttore generale del credito fondiario toscano, e ho detto c'è questo edificio che si vende. Io avevo seria intenzione di acquistare questo edificio, tanto vedi che avevo fatto i passi, avevo preso già alla cancelleria di Pistoia tutto quanto. Mi si disse ad un certo punto che questa parte io non ci dovevo entrare. Io siccome ho preso e me ne sono andato via, non ho fatto più questo affare. Poi Pasquale Galasso attraverso Pino Cillari mi ha fatto sapere che mi voleva rivendere, mi chiese 3 miliardi e 200 milioni e io gli ho dato per l'acquisto di questo edificio, che dice che lui me lo voleva rivendere attraverso la Cordasco, se non che si è preso i 3 miliardi e 2 e non me l'ha voluto più restituire. È venuto, io ci ho approvato tramite notaio, diciamo, tutta la documentazione per l'acquisto di questo edificio, se no che lui ha detto, dice, non lo vende, gli paga l'interesse del banco, no, non ho parlato con lui, io ho parlato tramite con le sue persone, con Dasco e cosa, dice, gli paga l'interesse e gli restituisco i soldi. Mi furono fatte una serie di assegni, il primo assegno non venne pagato, lo pagai io per non fare un addietro, il secondo venne pagato, lo tramutò in cambiali. Le cambiali non è stata pagata neanche una, quindi io... Il rapporto con Galasso, rimissione, 3 miliardi e 200 milioni, poi, siccome mi aveva garantito la signora Matilde per questa cosa,
Successivamente a me me l'ha pagata la signora Matilde. E finito il rapporto. La signora Matilde Cerlante, la moglie di Cicillari, che mi aveva garantito queste cose. Addirittura hanno trovato una fiduzione per quanto riguarda questi importi che io ho dato al Galasso, che io ho dato al Cordasco. Cordasco Bifurco. E cosa può riferirci su un dattilo scritto che forse di sua provenienza, ce lo dirà lei? Dattilo scritto probabilmente che rappresenta il contenuto di una lettera indirizzata, che doveva essere indirizzata a tale Sagnotto Enrico. Al mio ingegnere che collaborava con me, il mio fiduciario. Sì, cosa può dirci? Niente, gli stavo dentro senza nessun motivo, perché Speranza aveva fatto la seconda, la prima, come questa qui, uguale, la stessa cosa, tutta cosa inventata, tutte cose campate in aria, inesistenti. Io cercavo di uscire. Dico, io non ho fatto niente, perché devo stare dentro? Allora mi lamentavo con lui, in stato di detenzione, dicendo, vedete un po', rivolgete, fate, dite, ma tutto qui, non è che c'è niente di contatto di persone che dovevano fare, che dovevano dire. Ho già riferito ampiamente, comunque sono a disposizione per chiarire questa cosa. E su Maresca cosa può riferirci? Maresca io lo conosco da anni, per me è una persona che ci siamo scambiati qualche automobile, non ho avuto mai, diciamo sì, con le sue amicizie erano le sue, io stavo per conto mio, quindi non mi arrestarono poi, che lei lo sa, per il patto di Maresca, che io avevo favorito dentro un salone pubblico, che sono andato assolto perché il patto non è andato veri, perché infatti non sussisteva, e ho avuto sempre questo rapporto di amicizia con Maresca, dal 1982 me lo presentò De Tomassi, Mino De Tomassi, che sarebbe un parente di questo De Tomassi, quindi sono grossi costruttori e sono gente molto per bene, praticamente me lo portò lì e mi disse, Ciro Maresca, questo mi sembra che sia stato nel 1980, 81, 82, sempre giù, la data è quella, con il quale ci siamo scambiati qualche automobile, lui dava l'automobile, io davo l'automobile a lui, ma a cosa di 8-10 automobili nel corso dei 10 anni, dei 12 anni, 13 anni, soprattutto qui. Sui video poker, sapete qualcosa? Non so neanche cosa significa la parola video poker, signor Presidente. Perché sono andato anche per video poker, io? No, volevo solamente sapere. No, lo devo sapere, perché che ogni tanto esce fuori una cosa nuova, adesso stanno facendo altro, stavano preparando l'altro castello in aria, no? Di questi giorni, no? La Casa Popolare, la Borghesiana, la squadra del calcio, Martelli, Martellini, tutto. Ogni tanto prevalano un castello, ci mettono tutti i cose e meglio vanno avanti. Il pubblico mistero vuole fare le domande? No, io ancora devo parlare, signor Presidente. Non è finito. Sulla, poi, su, ecco, sulla frequentazione con familiari di Colafigli. La difesa? Ha parlato pubblico ministero. Deve anche lei qualificarsi, sì. Anche lei è tenuto a qualificarsi. Pubblico ministero, domanda. Allora, no, soltanto se Colafigli, ma ci aveva parlato, familiari del Colafigli ha avuto a che fare, se sì, in che termini? Come diceva? Familiari di Colafigli. Sì, familiari di Colafigli, diciamo familiari, perché il cognato che mi ha venduto, che un giorno venne cognato, un certo Walter, non ricordo come si chiama, e che l'uno con la figlia non c'era, quindi non si presentò a nome di nessuno, che mi voleva vendere una tipo, questa tipo targata a Milano. Allora, ho parlato con il mio direttore, si sono messi d'accordo, poi comunque il prezzo era buono di questa macchina e io l'acquistai. Successivamente mi aveva venduto una Range Rover, pagata 29 milioni, e siccome questo ragazzo disse che lui era una persona che veramente capace di vendere automobili, voleva fare il venditore esterno, io a questo punto, che con la figlia non ha niente a che vedere con questo rapporto, io questo ragazzo l'ho preso lì a lavorare a 1,5 milioni a mese, più di 100.000 di automobile che lui vendeva. Non mi ha, anche questo, ma dai documenti, ma chi mi ha presentato questo signore? Dove sta una persona che faccia parte di questa organizzazione, di questa imputazione, di questo processo? Ecco la dimostrazione, perché qui si vanno solo parole, qui si va avanti con le parole, parole su parole. Non ha venduto una macchina a questa gente, non ha mai presentato nessuno, non mi ha mai detto che era il cognato di Marcello Colafigli. E ho saputo che era cognato di Marcello Colafigli un giorno, che lui mi disse, mi può prestare una macchina diesel? Va bene. Mi disse,
Dice, guarda, siccome c'è la sorella di Marcelli, Marcello, che la voleva salutare, la voleva ringraziare. Chi è? Marcello con la figlia. E se la signora Mirella era la sorella di Marcello con la figlia, altrimenti lei non si è mai presentata. Dice, non è che lo manda via mio marito. Mi disse, lei non è che lo manda via. Dico, ma perché lo dovrei mandare via? Quale motivo? Tant'è bene che dopo lui se n'è andato perché voleva continuare il lavoro per conto suo. Tutto qui. Una persona per bene, un geometra, una persona degna di rispetto e di stima. Non lo posso dire ad alta voce. Ma il rapporto con la figlia io penso che, non so, che sarà soltanto un rapporto perché erano parenti. Avvocato, lei si riporta comunque alla memoria? No, io posso, sì, signor Presidente, ecco perché ho chiesto stamattina di parlare. Sì, quando ci sono delle contestazioni, ci sono delle contestazioni. Mi faccia parlare, no? No, no, scusi, no, per chiarità, lei così io. Si riporti intanto alla memoria che ha prodotto, poi vuole aggiungere altre cose. Parli pure. Posso? Sì. Dunque, per quanto riguarda, dicevamo, il carnevale, che dice praticamente delle cose assolutamente non vere. Io in Civitavecchia, quando ero detenuto, il carnevale mi faceva delle domande. Delle domande come che fosse uno che era venuto lì, l'aveva mandato, c'è stata anche una discussione per questo motivo, sul verbale interrogatorio, lei lo noterà, col giudice il dottor Lopacchini. E mi domandava delle cose. Io gli diedi tutta una serie di informazioni completamente diverse, perché lì dentro al braccio mi dicevano che lui si era fatto grande, che voleva farmi un'estorsione. Tramite i suoi amici di fuori, non so chi sono questi. Un'estorsione? Ma sta zitto sul verbale, signor Presidente. No, non ho capito bene. Un'estorsione di 800-700. Non interrompo ogni volta che faccio una domanda. No, lo sa perché? Perché io. Ascolti anche. Io l'ascolto, però anche lei deve ascoltare me. Io sto ascoltando lei. Siccome non ho sentito bene il termine estorsione. No, perché non posso parlare, lei lo sa, io sono stato operato. Bene, non è che dipende da me. Anche l'apparecchio, non sente bene. Allora, o diminuite o alzate, perché tengo forte. L'importante è muoversi, però. Forse c'è qualche microfono acceso. La risposta è l'apparecchio mio, signor Presidente. Ah, ecco, vedi, l'apparecchio che ho io, con l'audio. Sì, ecco qui. E allora fa contrasto con questo e fa questo rumore. Me lo posso togliere, però sì, dopo. Ma non male che parla può toglierlo, poi se le faccio qualche domanda se lo metto. E come faccio? Sì, ma non è così semplice. Non sento proprio, perché questo non ce l'ho proprio l'orecchio. Se lo togliamo lo facciamo interrogatorio. Questo me lo smette attraverso via aereo, via ossea. Allora, comunque parli, l'importante è che si capisca. Ecco, adesso parli. Dicevo, allora, questo carnevale che mi faceva delle domande e io, come volevo, era successo, io dicevo che mi avevano sparato, questo quell'altro, che mi hanno sparato a me direttamente, per vedere cosa lui. Infatti lui poi ha detto al dottor Lopacchini che i colpi di pistola erano diretti a me, invece non era vero, io non ero dentro la macchina, come notare c'era Santucci e c'era Telleschi. E questo lo fece dopo, visto che io mandavo dei confronti di Rocchetti 800 milioni, invece ci hanno ricevuto che mandavo 172 milioni, non da Rocchetti, ma da Sordini. Quindi praticamente tutte quelle notizie che lui ha date al giudice istruttore nei miei confronti sono tutte notizie che gli ho date io, ma non perché lo dico io, perché vi è documentazione che dimostra ciò che io ho detto. Sia i soldi di Sordini, che mi aveva da Rocchetti perché si era comprata la casa, si era reso fiduciario di Sordini. Io le ho fatto scrivere dall'avvocato a Rocchetti per avere questi soldi e quindi lui seppe da me che questo mi aveva dato i soldi. A quel punto ha inventato tutto l'arco della protezione, delle cose. Io non mi sono mai fatto proteggere da cose, ho chiamato i carabinieri, ho chiamato la polizia, i quali mi hanno scortato, sono venuti appresso a me, sono stato a contatto mentre che io ero fuori Roma tutti i giorni, anzi tre volte al giorno, in relazione ai fatti che mi erano accaduti. Gli attentati, gli spari e tutte queste cose, gli attentati della Mitardi e tutte queste cose qui. Quindi, poi lui ad un certo punto dice che Nicoletti era amico di Tiberio Casson,
Alla morte di Bergasson è diventato, si è messo con Bruciati, guardi un po', quello muore nel 81 e quello muore nel 83, ho capito, qual è? Se quello è morto, io parlo, sono sulla tomba a cercarlo, non so se mi spiego, signor Presidente. Il Carnevale dice che dopo la morte del Casson io mi sono rivolto a Dario Bruciati. Casson muore nel 83, Dario Bruciati muore nel 81. Siccome che loro avranno sentito del processo di Speranza, che Speranza mi aveva accusato di diversi reati, loro hanno fatto testo di questo, dicendo praticamente che io ero amico del Casson, che dicevo proprio, nel processo diceva proprio che io avrei dato delle dritte, così si dice, per quanto riguarda i sequestri delle persone, al fine di essere lasciato perdere. Invece questo non era vero niente, perché lo Speranza ha detto davanti alla Scelentissima Corte, dice, queste sono tutte cose che mi hanno battuto la polizia. Prendete i verbali e leggete, vedete se è quello che dico io. Questo quando riguarda Carnevale. Quando riguarda la Moretti, che dice che Colafigli avrebbe mandato da me a incassare dei soldi un certo Salomone e un certo Dinzillo, che fu dissuaso dal signor Mancini e dalla signora Moretti, perché io ero contornato di guardie e di napoletani. Tutto? Poi, non neanche il signor giudice neanche si è degnato di chiamare, neanche ha chiamato queste persone per sentire se era vero o non era vero. Almeno sentirle come testimonio come può dare le adesso per vedere se era vero o non era vero. Cosa ha detto? Napoletani? No, guardie e napoletani. Cosa vuol dire napoletani? Non lo so, io lo so lui, l'ha detto, io che lo so. Io non posso dare io una definizione a una cosa che dice un'altra persona. Lui dovrebbe dire cosa significa napoletano e cosa significa guardia. Forse alludeva a personaggi della Camorra? Non lo so, non lo posso, non dice, l'avrebbe detto chiaramente. Io penso che lo Pacchini l'avrebbe fatto dirlo volentieri alla Camorra. Anzi, forse gli ha anche suggerito di dirlo. Lui non sapeva che dire, ha risposto in quel modo. Sì, poi? Questo qui è la Moretti, che dice la Moretti e Mancini. Dice, allora qui che c'è stato, va, dice lui, così, come molto in italiano, io, e come facevo a prendere i soldi da loro e di vendere ai costi? Io i soldi, se li volevo, ai costruttori, io se volevo i soldi, andavo in banca, mi avevo 10 miliardi, 20, 15, 18, 40, quanto ne volevo? Io c'era un problema, la Cassa di Risparmio di Rieti, alla Cassa di Risparmio di Roma e ad altre banche. Quale problema c'era? Ho fatto vendere per 50 miliardi, per 30 miliardi. Perché per 20... non c'erano problemi? Il problema è che se chiedevo i soldi, io avevo una proprietà immobiliare, andavo in banca, chiedevo i soldi e me li dava. Avevo le consistenze immobiliari, avevo le garanzie abbastanza per prendere dei soldi. Quindi no. Affidamenti dalle banche? Avevo affidamenti dalle banche per decine di miliardi, quindi che problema c'era? Io andavo la mattina, il giorno dopo avevo i soldi in mano. A qualsiasi banca andavo, non è che devo scegliere la banca di Rieto, la banca della Cassa di Spagna, andavo a San Paolo di Torino, andavo alla Cassa di Spagna di Roma, andavo alla Cassa di Spagna di Rieto, dunque andavo. Andavo al Credito Italiano, dunque andavo. Quindi dovevo prendere questi soldi, riciclarli oppure prendere industriali, farli commerciare e dargli a loro che cosa? Per quale motivo? Qual era il motivo? Anche una lira, anche l'11%, 12%. Io devo andare in banca se mi servono i soldi. E poi dove stanno questi soldi? Perché anche durante questo processo non ho sentito mai parlare di importo di qualche centinaio di milioni, di miliardi, 10 milioni, 2 milioni, 3 milioni, 10 mila lire, 300 mila lire, 200 mila lire e così andare avanti. Poi per quanto riguarda il Mancini, o la Moretti, chi è uno dei due, riferisce praticamente alla storia del Casson, che io ero amico di Casson, che io stavo con Casson, quindi questo dimostra. Io stavo con Casson perché? Perché c'era stato, proprio perché era stato quell'episodio per quanto riguarda il fatto di mia figlia. E loro avevano cercato di allargare questa cosa ai fini di far vedere chissà che cosa. Ma io non ho avuto rapporto, Mancini non lo conosco, Abbadino l'ho mai visto, Amoretti mai sentito nominare, chi altro? Sono tre o quattro lì pentiti. Quindi io ho mai visto questa gente. Ma no, perché non l'ho vista, perché a Roma siamo 3 milioni di abitanti, non è che è difficile vedere una persona. Quindi io commerciavo automobili, avrei dovuto vendere almeno 10 automobili. Ma tipo tutti i documenti, quante automobili ha venduto a questa gente, a queste persone, a questi coimputati? Nessuna, niente. Un appartamento, nessuna cosa. Non ho avuto mai nessun rapporto, di nessunissimo genere. Non è perché non l'ho voluto, non l'ho mai avuto proprio. Va
Avvocato, qualche domanda? No, grazie. Una sola domanda. Difesa di? De Tomanzi, Avvocato Pisani. Signor Nicoletti, lei ha riferito di incontri avuti con il Galasso. Non so se a lei ha letto i verbali di Galasso. Galasso assume che nel corso di uno di questi incontri lei sarebbe stata accompagnata da una persona che la sovrastava, molto più alta di lei e più corpulenta. Sa anche che il Galasso dubita sull'identificazione, dicendo che forse si tratta del De Tomasi. Può riferire la Corte se c'è stato questo incontro, se fu presente il De Tomasi o se fu presente altra persona? No, io dico, De Tomasi non c'erano motivi che doveva venire con me a parlare con Galasso, perché io con Galasso non ci dovevo parlare per nessun motivo. Perché cosa dovevo parlare con Galasso? Questa è tutta un'altra invenzione. Lui dichiara nei verbali, se lei ne prende copia, lo vede, che a me già mi aveva pagato. Questo l'ha dichiarato al dottor, al pubblico ministero, non ricordo come si chiama, c'era l'avvocato Biffa. Dice, a me non mi doveva dare niente. Io avevo una persona che lei ha visto qui, Brunori, che è venuto qui a testimoniare, che è grosso come cosa, come De Tomasi, ma all'Eurocar. E si chiama? Si chiama Brunori Bruno, signor Giudice, è venuto qui davanti a lei, lei non si ricorda. No, no, ma lo deve dire, no? Ah, sì, 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 si chiama Brunori Bruno. Ogni volta a controllare tutti i verbali. Tu, signor Presidente, mi scusi. Fai il nome, no. Ci agevola. Brunori Bruno, che stava lì all'Eurocar, quando quella volta... Quindi esclude che fosse De Tomasi. Ma nel modo più assoluto, ma non vi era nessun motivo. E quindi ha dato una risposta come voleva lì a poter. No. Non vi era nessun motivo che De Tomasi venisse lì a parlare con Galasso, per quale motivo doveva venire? Galasso se non voleva pagare non ha bisogno, non De Tomasi, non De Nicoletti e neanche del nostro signore. Non pagava e basta. Nessuna domanda. Grazie signor Nicoletti, può accomodarsi. Grazie. Mi riservo di, sì, in ultimo di continuare e di precisare altre cose. Aspetti un momento, prima mandiamo via il signor Nicoletti. Poi abbiamo un testimone da sentire, sempre della difesa Nicoletti. L'ufficiale giudiziario, chiama il testimone. No, Presidente, non è della difesa Nicoletti, questo era un testimone del pubblico ministero. Sì, ma scusi allora, riguarda la posizione Nicoletti. Sì, sì, sì. Ma com'è che c'è sempre questo sibilo? Avvocato, per favore, c'è il sibilo. Ma non è colpa dei Nicoletti, è lontano dal microfono, è sempre colpa sua. Aspetta, stato sentito questo? Sì, del pubblico ministero. Non mi ricordo. Sì, sì, è stato sentito questo, no? È un suo testimone. Le domande che sarà lei. Dopo, avvocato, un momento di pausa. Però se ha fretta, può. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, dicalo giuro. Giuro. Nome e cognome? Libertini Fernando. Nato? A Tivoli. Quando? 17.135. Residente? Tivoli. Via? Piazza Domenico Dani 21. Professione? Commerciante. Commerciante. Lei conosce Nicoletti? Sì. Ha avuto rapporti con lui? No, rapporti no. Di vista, insomma, non... È stato già sentito nella fase istruttoria? Sì. Confermo quanto ha già dichiarato? Io non mi ricordo neanche cosa ho dichiarato. Sì, non ha detto delle bugie, però. Non lo so. Ah, perché le bottine con... Viva la sensibilità, Presidente. Facciamo leggere le dichiarazioni? Sì, infatti, stiamo facendo questo. Posso essere utile? Sì, forse è meglio, perché altrimenti dobbiamo aspettare qualche minuto. Secondo qua. Con Bondi ed altri imprenditori affittuargli un capannone nel comprensorio Breda, eccetera, eccetera, presso la villa
giudice Fiore, il quale ora non ricordo se fosse presidente del Tribunale di Salerno o Montoro, si ricorda? Sì, mi ricordo di essere andato. Cosa. E cosa c'ha da dire? Com'è? Cosa c'ha da dire? Io niente, non so che... Lei parla anche di Casson. Di? Casson. Parla del ristorante Linda Marsili. Sì. E allora ci dica qualcosa sull'argomento. L'argomento, io sono andato un giorno a Salerno, o un paesino vicino a Salerno, con il signor Nicoletti, per risolvere un problema che avevamo dentro la Breda, insieme ad altri industriali. Ci ha accompagnato a casa di un giudice, non so che cos'era, presidente, che cos'era, e per risolvere... Era presidente di che cosa? Del tribunale. Quale tribunale? O Salerno, o il paesino lì dove siamo andati. Tribunale di Salerno o Montoro? Montoro sì. È il tribunale. E allora, cosa è accaduto? È accaduto che siamo stati a pranzo da questo signore, abbiamo parlato di questa cosa e ci ha promesso che ci risolveva il problema venendo a Roma parlando con chi di dovere. Sì. Tutto qui. Nell'occasione, lei dice, Nicoletti non consegnò denaro a Fiore, ma diede 3 milioni a 3 individui, apparentemente degli zingari, i quali lo attendevano al casello di Napoli, all'uscita della Napoli-Salerno. Queste parole me le ha detto Panella, non io. Io mi hanno detto dire queste cose, ma io non ho visto nessuna cosa di questo genere. Effettivamente, lei aggiunge, Fiore venne a Roma dove parlò con il magistrato incaricato della causa di sfratto e il risultato fu l'immediata esecuzione dello sfratto stesso. Sì. Sì. Un'altra. A proposito del fratello di Casson, cosa ha da dire? Non so neanche chi sia, Il giorno prima che i fratelli Casson venissero uccisi, lei dice, gli stessi si incontrarono presso il ristorante Villa Marsili con il Nicoletti. È passato tanto tempo, Presidente. Poi c'è un altro punto che dovrebbe chiedere. A proposito dell'attività di Nicoletti, qual era l'attività di Nicoletti? L'attività? Sì. So che vendeva macchine. E basta? C'aveva un albergo che fu tramutato in un'università seconda. Il resto non conosco altro. Perché lei è da dire a domanda, era conoscenza del fatto che Nicoletti esercitava con successo l'attività di usuraio? A me non mi risulta. Però l'ha detto. Ma queste sono parole che mi hanno fatto dire il Panella con altre persone che erano lì dentro. Io non ho mai avuto rapporto. Questo Panella? Ci spieghi un pochino. È un industriale che stava dentro i Camanoni Breda. Panella di nome? Panella Cesare. Ci sono domande? Sì, quando però è stato sentito, era presente anche Panella? Sì. Dal giudice? Sì, sì. Cioè il giudice interrogava lei? Sì, Panella mi diceva deve dire questo, io dicevo quello che diceva lui. Perché era un po' intimorito. Perché... Chi era il giudice? Com'è? Chi era il giudice? Il nome del giudice non mi sorviene adesso. Perché nel verbale qui esame testimoniale, il giudice istruttore dà atto che era comparso lei, Albertini Fernando, eccetera, eccetera. Non si dice che era presente un'altra persona. Erano 4-5 persone presenti. Sì, 4-5 persone, probabilmente erano i segretari e via dicendo. Ma lei dice che era presente questo signore? Panella, sì. Guarda, stia attento, Come? Devi dire la verità sul punto. Io sono qui e per dire sugli altri punti. Io sono qui per dire la verità. E lei dice che è stato sentito insieme con un altro testimone. Sì. La domanda veniva fatta da Panella, sì. E lei non rispondeva, rispondeva Panella e risulta che è stata una sua dichiarazione. Allora, mi hanno intimorito, io ho dovuto fare quello che dicevo loro. Vabbè, sono sue dichiarazioni. A me chiedo che venga trasmessa la deposizione che ho già reso con la copia della deposizione. Si tratta del verbale in data 1 aprile 1993. Quindi, copia del verbale dell'odierna udienza, quello del 1 aprile del 93, onde verificare se quanto corrisponde a lui. Si trasmette pertanto sulla richiesta del Pubblico Ministero copia del verbale dell'udienza odierna. Domande? Allora, Presidente, mi sembra che in quella deposizione
si faccia riferimento anche a determinati rapporti, si faccia riferimento da parte del testimone, a determinati rapporti tra i Nicoletti con la vicenda cosiddetta del caso Cirelli. Ricorda queste circostanze? Anche queste circostanze le sono state suggerite. No, aspettiamo la risposta prima. Sono tutte cose suggerite da altri, da Panella. Presente nell'interrogatorio. Il giudice faceva sì, la domanda. Sì. Ma io sono stato preso dal mio ufficio, da via Casilina, portato lì da Panella, mi dico che cosa devo venire a fare? Mi ha detto c'è una proforma perché dobbiamo rientrare dei soldi che abbiamo perso negli stabilimenti in Breda. Era tutto questo la fine del discorso fatto da... Io non sapevo neanche questa questione. Grazie, un'altra domanda. Adesso devi scrivere il verbale. Grazie. Può andare, grazie. Grazie. Senta, posso essere soltanto? Signor Vicario, vuole fare una dichiarazione lei? Sì, allora venga. E così poi se ne può andare. Allora, signor Ficani, dica quello che voleva dire. Sì. No, io sentivo parlare prima del Masetti con Abbadino. E dato che l'episodio mi riguarda in prima persona, logicamente le cose stanno molto diversamente da come ha detto Abbadino. Noi per questo episodio abbiamo già subito un processo, c'è una sentenza che parla chiaramente di questo episodio, a prescindere poi dell'episodio del tentato omicidio nei miei riguardi. Beh, ma io penso che lei conosca il processo. Ma scusi, ma lei viene dopo tre o quattro, dopo un esame di persone. E quindi deve precisare, perché il verbale che lo legge deve sapere subito a cosa si riferisce. Io conosco tutti gli atti, glielo posso assicurare. No, lei deve essere esauriente nel discorso. Allora, continua. Oh, e allora, il discorso praticamente è che questo processo è scaturito da forse degli episodi anomali che sono avvenuti dentro la questura San Vitale. Va bene, perché? Perché quando è successo l'episodio tra me e Ripini, lei deve sapere, signor Presidente, che io la sera prima a Ripini vi ho rotto una bottiglia in testa perché infastidiva mia moglie. La sera dopo, di conseguenza, io stavo parlando con i miei amici, De Pedice, Poverello e Pernasetti, si avvicinò sto signore che io logicamente neanche consideravo che potesse fare una cosa del genere e tentò di sparare. Ha sparato? Ma chi ha sparato? Che ha sparato? Lo presero subito, lo buttarono dall'altra parte, no? Quindi l'episodio poi invece è stato voluto portare ad arte nei riguardi miei, come che scappano tutti. Io rimango lì terrorizzato e rompo altre due o tre bottiglie in testa a Ripini e arrivano le guardie. Arrivano le guardie. Documenti, ecco i documenti. Ah, lei ci hanno chiamato che lei ha subito. Che ho subito? Dice, ma io sto benissimo. Perché? Dice, venga con noi su. Andiamo con voi su. Quando siamo stati su, a me mi hanno arrestato, non so il motivo, e sono stato a Velletri dove sentivo che lei prima domandava un imputato del Ministero delle Armi, che c'era insomma anche questa persona che io ho conosciuto, l'ha detto, perché mi avevano messo in mezzo ai pentiti. Alessio. Come si chiama questa persona? Alessio Biagio. Abbiamo finito? No. Oh,
Praticamente... Sì, però sintetico, per favore, non mi faccio il dialogo. Riferisca i fatti, senza fare il dialogo. Ah, ecco. Perché altrimenti stiamo qui 4 ore. Certo, praticamente io dopo sono stato messo in libertà. Sì. Oh. E giravano le voci appunto che io avevo fatto la spia, non la spia, insomma, queste cose qui, ma a titolo gratuito. Perché non era vero? Perché non era vero, non era. Ma non era vero proprio tutto l'episodio, non era vero. Cioè questo è venuto lì, ha cercato di darmi una bastonata, è stato preso da De Petis e Pernasetti, è buttato dall'altra parte. Quindi, le fantasie che poi hanno costruito, queste lasciano il tempo che trovano. Mi capisce? Come Abbatino pure, che sta costruendo tutta una sua teoria o una fantasia sua. Io con Abbatino ci vorrei avere un lungo colloquio davanti a lei, perché dice un sacco di bugie. Questo l'ha già detto. No, ma io glielo ribadisco, sa come? Lo ribadisce, però noi non possiamo tenere a sentire per 4 volte le stesse cose. Lei ha già contestato Abbatino in tutto. Ma io devo contestare Abbatino, a Moretti, a tutti quanti, non solo a lui. Io sono stato chiamato in causa, signor Presidente, mi permetta, io ho fatto 10 anni, ci ho avuto l'ergastolo, sono uscito in Cassazione. Sì, ma ha detto che lei è innocente, che è strano. Esatto. No, ma quell'episodio è un episodio inventato. Ha riferito altre circostanze, cosa vuole dire ancora di più in questo momento? Vorrei dire, se lei mi consente, Presidente. Se non poi... mi faccia le domande, dica. Allora, lei mi consente. Allora, le domande le faccio io soltanto. Ma certamente. Allora, risponda. Oh. Allora, le vorrei dire questo. Dato che io adesso ho letto anche di un certo Gaspare Mutolo, va bene, perché io questo processo non mi riguardava, neanche l'avevo letto. Allora, Gaspare Mutolo direbbe che stava con me, detenuto al carcere di Spoleto, insieme a Mariano Agati, a Bagarella e a tutte queste altre persone, che io mi sarei rivolto a lui affinché andasse dal signor Nicoletti, non so per quale motivo. Allora, sto signore pure, dove sta? Sì, ma questo lo dirà nell'eventuale altro processo, perché per noi... Quale processo? Io sono imputato solo su questo. Non solo, sono imputato marginalmente. E allora? Oh... Allora io le vorrei dire a questo signore, è vero che io mangiavo con Mutolo, con Bagarella, con Bono, con Mariano Agate, con queste persone qui, ma perché io sono stato messo, perché la condanna che ci avevo, un ergastolo di 49 anni, comportava logicamente un forte restringimento, lo vogliamo chiamare, e praticamente questi signori erano ristretti dove ero ristretto io, e quindi io mangiavo insieme a loro. Allora, che da qui adesso, quando poi decidono di collaborare, pentirsi, non so insomma come, che termine usare, e poi costruiscono le favole, perché poi si tratta insomma di favole, sono cose anomale, cioè succedono troppe cose anomale, signor Presidente, mi capisce? Allora, la Fabiola Moretti che dice che io insieme a Danilo ho preso i residence insieme a lei, ma di che cosa? Ma questa qui era una sozzonetta che faceva le cosette sotto i tavolini, signor Presidente. Mi capisce? Cioè qui stiamo parlando proprio delle persone che non si sa neanche da dove sono uscite fuori. Ma capito? Io posso dire, ho fatto battezzare mio figlio a Danilo Abbruciati perché in quel momento mandava genio. Dopo magari non mi è nato più a genio perché ha fatto una cosa che non doveva fare e ecco fatto che è stato allontanato. Poi è morto, poverello, insomma, dove è morto. È stato ripetutamente... schiaffeggiato a testaccio da sto signore, quindi ha finito? Se non ci sono domande io. E lei si è presentato?
No, lo sa che c'è, Presidente? Guardi, no, lo sa perché? Le dico subito perché. Io non c'ho una mira. Mi hanno fatto subire 12 anni tra carceri, ospedali e via discorrendo. Non c'ho avvocato, io vedete che non ce l'ho avvocato, sto senza avvocato. No, adesso è difficile. No, io sto senza avvocato. Sì, adesso le dico che c'è un difensore d'ufficio. E chi è? Oggi. Chi è? Mi dica chi. Avvocato me. Ecco, allora le voglio dire questo, no? A un certo punto, va bene, che io vengo introdotto in questi procedimenti assurdi per pagare fior fiori dei soldi a avvocati e per... Ma chi ce l'ha questi soldi? Cioè io... Ho sospetto che l'avvocato Mele non le chiederà l'onorario. No. Va bene, d'accordo, per favore, adesso dobbiamo sentire altre persone. Quindi si accomodi pure, c'è un testimone. E la presenta. Arrivederci. Se n'è andato. Per quanto concerne l'istanza dell'avvocato Isgro, la Corte dispone l'acquisizione della documentazione prodotta dal predetto avvocato in data odierna e ritiene nel contempo superfluo la nuova audizione della teste Carnina. Signor Piconi, vuole fare il confronto con Abatino? Quindi lei dichiara che conferma quanto ha già dichiarato e che si rifiuta di sottostare al confronto con Abatino. Quale difensore, ecco, mi perdoni, quale difensore del Piconi? E di altre persone? No, del Piconi in questo momento. Sì. Devo far rilevare rispettosamente alla Corte che mi pare anomala la richiesta dell'accusatore nei confronti dell'accusato del confronto. Quindi, più che rifiuto, io vorrei alla Corte porre l'accento sulla irritualità di questo atto, anche perché processualmente rammento a me stesso che il signor Abatino Maurizio mi pare che sia sottoposto a procedimento per il quale, mi corregga se sbaglio, il pubblico ministero, vi è rito abbreviato. Quindi, essendo rito abbreviato, vi sono, per così dire, due compartimenti stagni fra un procedimento con rito ordinario e il procedimento di signora Pichino. Questo, più quell'altro, mi pone, devo dirlo francamente, una certa preoccupazione che io esterno alla Corte in maniera molto cristallina. Questo voler chiedere il confronto nei confronti del mio assistito Piconi parrebbe una sorta, così come un fulmine a ciel sereno, una sorta di, forse, posso anche sbagliare, una sorta di ricrudescenza sulle accuse già dette da parte del collaboratore che noi preferiamo con tutta franchezza evitare. Questo voglio dire doverosamente. Prendiamo atto dei suoi rilievi che sono stati verbalizzati. Presidente, se fammi guardare la parola, sì, un secondo. Sono difensore Nicoletti. Sì. Interpello nuovamente gli imputati presenti, se c'è qualcuno che vuole essere sottoposto a confronto con Abatino. Chi è lì? Ma non è stato messo a confronto. No, è già stato messo a confronto. È sufficiente questo confronto. Poi altri imputati? Nessuno. Quindi diamo atto di ciò. C'è qualche avvocato che vuole fare le domande ad Abatino? No. Dica, avvocato. Brevemente. La difesa Nicoletti. Brevemente, signor Presidente e signori giudici, l'istruttoria dibattimentale sta volgendo al termine ed è per questo che io sentivo la necessità di fare istanza alla Corte di Assise di sentire alcuni testimoni. I testimoni sono i seguenti. Oggi il teste Libertini ha deposto su determinate circostanze, a mio avviso molto importanti,
che se da un lato suggeriscono al pubblico ministero di richiedere gli atti, a mio avviso dovrebbero suggerire di approfondire il merito delle circostanze affermate alla Corte d'Assise. Perché? Nicoletti, come voi sapete, è imputato esclusivamente del reato associativo. In relazione a questo reato associativo che gli viene contestato, sono importantissime le frequentazioni del Nicoletti e sono importantissimi i vostri fini, i fini della decisione, accertare se i testimoni che fanno riferimento a determinate frequentazioni del Nicoletti dicano la verità o meno. Vengo al punto perché non voglio tediarvi per molti minuti, cerco di essere sintetico. Quando Libertini fa dei riferimenti a tal Panella come suggeritore in sede di deposizione testimoniale, come suggeritore di circostanze inquietanti, ad esempio frequentazioni di Casoni, ad esempio inserimento del Nicoletti con lo scandalo del pagamento delle somme per il sequestro di Rivo, ebbene sono tutte circostanze che ritengo che debbano interessare la Corte d'Assise. Quindi io chiedo che venga sentito questo signore. Alla Corte d'Assise risulterà il nome e il cognome e l'indirizzo di costui. Poi, posso continuare? No, per quanto riguarda l'indirizzo risulta agli atti. Sì, risulta agli atti e comunque possiamo fornirvelo noi, risulta agli atti. Ha reso dichiarazioni anche. Sì. Non sono in questo momento in grado di fornire, a memoria non so, però due righe gliele posso depositare domani mattina. Prima richiesta. Seconda richiesta. La collaboratrice di giustizia, signora Moretti, dichiara che con la figlia avrebbe mandato due persone, tale Salomone e tale Vinzillo, a richiedere delle somme di denaro a Nicoletti. Se la circostanza fosse vera, dimostrerebbe sicuramente un certo inserimento, una certa frequentazione tra il Nicoletti e il Colafigli, cosa che il Nicoletti ha escluso. Io mi domando, queste dichiarazioni della Moretti sono state fatte nel corso dell'istruttoria formale. Salomone e Tenzillo sul punto non sono mai stati sentiti. Forse vale la pena sentire su questa circostanza. Ci può dare l'indirizzo di Tenzillo. Per quanto riguarda Tenzillo ci sono delle difficoltà. Per quanto riguarda Salomone mi pare che sia detenuto. Sì, per quanto riguarda Salomone si provvede subito. Signor Salomone? Presidente, posso concludo se non le... Facciamo una domanda. Sì. Poi continuerà. Intanto lei, avvocato Meglio, produce in fotocopia varie sentenze che vengono acquisite sull'accordo delle parti. Se consente. Avvocato Pisani di Chiesa De Tomasi. Presidente, volevo depositare una documentazione attestante la serie di protesti che il De Tomasi ha avuto nel corso degli anni e di cui all'interrogatorio che è stato scorso niente. Sì, avete fatto l'indice? Fatto l'indice. Come l'altra volta eravate impegnati. Sull'accordo delle parti vengono acquisite anche queste documentazioni. Signor Presidente, Salomone sta per essere. Avevo dato disposizione per accompagnare Salomone qui davanti a noi. Mi scuso, signor Presidente, volevo chiedere: non è che è stabilito dalla Corte, perché altrimenti sarebbe colpa mia, che oggi si chiude un termine per il deposito di documenti? No, grazie. Però sa freddo. Sì. Devo verificare quelli che sono già in atti, non riesco a entrare nella cancelleria del pian terreno, che è sbarrata. Sacta Santone. Secondo me posso fare una domanda? Una domanda? Sì. A me? Alla Corte. Noi ci avvaliamo della facoltà di non rispondere. Benissimo.
Prendo atto, signor Presidente. Lei faccia un'istanza. Facciamo un'istanza, non una domanda. Guardi, faccio un'istanza. Molto breve. Io vedo che la signora Moretti Fabiola, con motivazioni generiche, non compare mai. Peraltro anche il dato odierno l'ha dimostrato con quell'appunto. Poiché in data 16 maggio 1994 ha illustrato al consigliere dottor Lupacchini un organigramma di soggetti vari facenti parte di tutta un'attività delittuosa, e là si parla anche del mio ambiente, signor Fabretti, io insisto e reitero questa istanza affinché questa signora venga, che compaia a prescindere da motivazioni varie alle quali fa riferimento e che a mio avviso non meritano attenzione. Signor Salomone, sì. C'è questa domanda che l'avvocato della difesa di Nicoletti che vuole fare. Cosa può riferire quel fatto? Sì, ma io già avevo risposto a lei che proprio Nicoletti nemmeno lo conosco, io non l'ho mai visto. Quindi nega la circostanza di essersi recato insieme con l'Indillo? Ma assolutamente. Avvocato? Di aver avuto incarichi. Non ho avuto nessun incarico e non conosco Nicoletti proprio. Basta così, avvocato? Sì, può andare. Allora può riprendere la parola. Siamo arrivati all'istanza per quanto riguarda l'esame di Pannella Cesare. Sì. Per quanto riguarda Salomone l'abbiamo già provveduto. E adesso? Un'ulteriore istanza. Il carnevale, nelle sue dichiarazioni rese davanti al giudice istruttore, sostiene che tale Pietro Santarelli, detto il Pupo, sarebbe stato presente a dei discorsi fatti sulla disponibilità del Nicoletti ad aiutare il Colafiori, a risolvere problemi del Colafiori. Questa è una circostanza accusatoria importante ed è una circostanza accusatoria che potrebbe essere riscontrata, oppure no, dalle dichiarazioni di questo signor Pietro Santarelli. Io ritengo che debba essere sentito. Ancora, il Sinfaldi, altro collaboratore di giustizia, afferma che Nicoletti avrebbe organizzato, addirittura organizzato, un sequestro di persona, comunque un sequestro, non so se è scopo di estorsione o ad altri scopi, e avrebbe dovuto patire questo sequestro la moglie di Gastone Nardecchia. Gastone Nardecchia era testa d'accusa, se non sbaglio è detenuto, e su questa circostanza potrebbe deporre, potrebbe venire a dire alla Corte d'Assise se mai ha tenuto un sequestro nei confronti della moglie. Ancora Sinibaldi al giudice istruttore dichiara che Nicoletti avrebbe organizzato e comunque avrebbe ordinato e comunque sarebbe stato inserito nella organizzazione e perpetrazione dell'omicidio Casone. Omicidio? Casone. Su questa circostanza il Sinibaldi, a conforto della propria dichiarazione, dice che era presente tale Nino Sbardella. Io adesso non so se Nino Sbardella è detenuto oppure è latitante, ma ritengo che un accertamento sul punto può essere fatto, forse un contributo conoscitivo può essere dato dal pubblico ministero e la Corte d'Assise potrebbe sentire le dichiarazioni di questo signor Nino Sbardella. Un'ultima richiesta, signor Presidente, signori della Corte, un mio collega di studio, il 16 marzo 96, era a Perugia per questioni inerenti alla propria attività professionale. Ha assistito all'udienza in tribunale nei confronti di imputati Fabri, Mario ed altri. Costoro
sono dei funzionari del SISD che sono imputati in relazione a delle false dichiarazioni tese a favorire coloro che sono imputati nel processo Pecorelli. In questa udienza, ripeto, del 16 marzo 96, il numero del procedimento è 296, è stato sentito come medico un dottor Amedeo Cinti. Il dottor Amedeo Cinti, vengo subito al punto, è un esperto in scienze psichiatriche. Costui, a detta del mio collega di studio, quindi è da verificare, non ho avuto il tempo di verificarlo, sarebbe stato interrogato sullo stato fisico e mentale della signora Moretti, perché anche lì si poneva un problema che la signora Moretti non intendeva deporre, e si poneva un problema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Questa volta mi pare che il processo sia a nuovo rito, nel corso delle indagini preliminari della signora Moretti, e prima di decidere da parte del tribunale sull'utilizzabilità o meno di questi atti si è ordinata una visita da parte di questo Amedeo Cinti, che quindi è un esperto nominato dal tribunale. Costui avrebbe detto che la signora soffre a livello psicologico e psichiatrico di malattie cronicizzate e che l'insorgenza di queste malattie addirittura risalirebbe a 2 anni fa, 2 anni fa dal 16 marzo 96. Io ritengo che se tutto ciò corrisponde al vero e se il dottor Amedeo Cinti ha fatto una diagnosi di questo tipo, io ritengo che le implicazioni che ci sono anche in questo processo, che varrebbe la pena di sentire come testimone questo signor Amedeo Cinti. Grazie. Sul pubblico ministero, la questione della citazione di Pannella, mi sembra che Pannella era stato già indicato nella lista testimoniale e è stata dichiarata l'utilizzabilità. Dobbiamo controllare. Quindi mi oppongo alla richiesta della difesa. Se abbiamo dichiarato l'utilizzabilità vuol dire che è irreperibile. Perché comunque è altrimenti non l'avremmo dichiarato. Oh, per quanto riguarda invece la vicenda di Sbardella, cioè omicidio Casoni, se non era perché essere la persona imputata della. No, per quanto riguarda Pietro Santarelli. Ma io sugli altri non avevo nessuna posizione, era su Sbardella perché era sulla vicenda del Pietro Casoni, che è fuori dal processo. Sì, ma scusi, seguiamo l'ordine. Io no, andavo con le due per come. L'avvocato accennava a Pietro Santarella a proposito del discorso di Nicoletti, eccetera, eccetera. Lì cosa è da dire? Stavo dicendo, appunto, su due punti, che era Pannella e Sbardella, ma poco, sugli altri non ho nulla da rilevare. Facevo, andavo per esclusione. Quindi, non ho capito. Per Sbardella lo pongo perché Lucio Casoni non è in contestazione, quindi non è rilevante per il processo, no. e sulla vicenda sulla richiesta di citazione di Pannella. Per il resto non ho nulla da eccepire, se non sul fatto, ecco, da ultimo indicato della citazione del test, che serve un consulente tecnico per il tribunale, a rito nuovo, se la Corte ritiene dovrà disporre una perizia, perché non si può certo acquisire una perizia fatta in un altro procedimento, dovrà essere sentito nel nostro procedimento nominato un perito per se si voglia valutare la personalità la capacità di intendere e di volere addirittura della Moretti al tempo delle dichiarazioni. Quindi lei si oppone anche alla produzione eventualmente anche la produzione. C'è qualche osservazione? Andiamo in cavallino. Articolo 465, secondo comma CPP 1930. È sempre permessa la lettura degli interrogatori imputati dello stesso reato di reato connesso, anche se prosciolti o condannati, che tale norma va correlata all'articolo 194 bis CPP 1930, che consente l'acquisizione e la lettura di atti di procedimenti separati, anche se non definiti con sentenze irrevocabili, ritenuto che sussiste nella specie la situazione legittimante la lettura dei verbali facenti parte degli atti di causa resti da Moretti Fabiola, tanto più che la stessa ha fatto pervenire
alla Corte, atto datato 27/5/96, da lei compilato e sottoscritto, con il quale rappresenta il suo precario stato di salute e dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere, considerato che la dichiarazione di utilizzabilità equivale alla loro effettiva lettura. Per questi motivi, visti l'articolo 144 bis, 465 secondo comma, 466 bis, TDP 1930, dichiaro utilizzabili tutti i verbali di interrogatorio resi da Valetti Fabiola. La Corte, sulle richieste della difesa dei colleghi. Allora, i verbali Nardecchia, Gastone e Panella Cesare sono stati dichiarati utilizzabili in data 1 aprile 96, stante l'irreperibilità dei predetti. La deposizione Sbardella è irrilevante perché afferisce al reato estraneo al presente procedimento. La difesa del Nicoletti è autorizzata a richiedere al Tribunale di Perugia, procedimento contro Fabbri Mario più altri, copia della relazione e dell'esame del dottor Amedeo Cinti e a produrre detta documentazione a codesta corte. Si dispone la citazione di Santarelli Pietro, detto il Pupo, per l'udienza del 7 giugno 1996, delega per l'esecuzione della squadra mobile della Questura di Roma che svolgerà gli opportuni accertamenti. Del pari la Cancelleria accerterà se il predetto Santarelli o Santarella trovasi attualmente detenuto. In tal caso viene disposta la sua traduzione per l'udienza 7 giugno 96. Nell'udienza...